Tu lo sai che cos'è DD? No. Allora te lo spiego io. Dungeons and Dragons, uh, sì, DD vuol dire questo, è un gioco di ruolo dove diversi personaggi intraprendono un'avventura. Beh, tutto qui, direte. Tutto qui. Ragazzi, stiamo parlando di uno dei più complessi ed articolati giochi da tavolo del vecchio millennio degli anni 2000, e chissà per quanti anni a venire. Le scelte da fare in gioco, come giocare il proprio personaggio, la propria religione, il proprio allineamento politico, le ideologie. Su DD si può decidere tutto. E sapete qual è un'altra cosa fenomenale? Ha la grafica migliore di tutte, la nostra immaginazione. In un mondo popolato da orchi, goblin, elfi, mezzelfi, halfling, nani, gnomi, umani, druidi, draghi, costrutti, bestie, e demoni, e dei, quali diamine pensate siano i limiti? Nessuno. Ecco perché delle campagne di DD possono durare tantissimo, avere diverse avventure e durare anni, pure decenni. In un mondo dove la magia non è tutto, si può fare affidamento alle proprie abilità interpretative per ingannare persone, essere diplomatici, avere un buon prezzo su un equipaggiamento e chissà quante altre cose. Io e Born abbiamo avuto l'idea di fare questa campagna online e vi posso dire che... Beh, io ci ho messo l'anima a curare i dettagli grafici per voi in live. Born ci ha rimesso pure la salute a momenti per farvi immergere con storie... Avvincenti, a scenari da paura. Spero che vi divertirete assieme a noi. Anche perché, onestamente, ho cercato di creare un clima eh, molto, molto casalingo, molto baita da montagna con il fuoco e gli amici che giocano attorno a un tavolo di legno. È un ambiente molto bello. Intanto che aspettate che il countdown finisca, passo a raccontarvi qualcosa di questo mondo. Leggermente diverso da quello del manuale, ma bello esattamente per questo. Borno ci ha messo del suo e ha creato un documento di 30 pagine per farci capire dove ci stavamo per immergere. Ora vi riassumerò tutte le cose più importanti. E come sempre, alla fine del countdown ci sarà un breve riepilogo della sessione precedente. La prima era o era dei progenitori. All'inizio era il tutto e il tutto era uno. Poi il creatore, noto come l'entità antica, ha creato il multiverso separando dal tutto l'essere e il non essere. L'universo della materia, la vostra dimensione, era un unico mondo di dimensione infinita. Su di esso il creatore generò un'unica razza senziente, i progenitori, da cui ogni razza senziente del mondo attuale discende. Le uniche luci in cielo all'epoca erano le stelle e la luce fissa dell'arché, il magico strumento che il creatore utilizzò per plasmare il multiverso. Laddove la sua luce non giungeva, vi erano le tenebre. Ma vi era anche un altro mondo, detto il mondo sotterraneo, o l'aldilà. Come le due facce di una moneta, il mondo dei progenitori e l'aldilà erano due superfici irraggiungibili l'una dall'altra se non scavando o morendo. Secondo la vecchia religione, infatti, gli spiriti dei progenitori morti migravano nell'aldilà, dove dimorava Aleth, il drago di Voramondo, regina dei demoni del mondo antico che predavano e divoravano gli spiriti dei morti, causandone infine l'oblio. La civiltà dei progenitori si sviluppò e raggiunse un grado di conoscenza della magia e della tecnologia immenso, fino al Cataclisma. Il Cataclisma. Le teorie sono varie, ma nessuno sa perché accadde. Il creatore scomparve dal multiverso. Il suo magico strumento, l'Arché, esplose, causando un profondo squarcio dimensionale. Lo squarcio si riparò da solo, ma ciò modificò in modo profondo l'essenza stessa dei piani di esistenza che componevano il multiverso, dando al multiverso attuale la geometria planare che ha tutt'oggi. Le stelle caddero dal cielo e presero vita sul piano astrale. Il mondo dei progenitori venne distrutto, frantumandosi in un'infinità di pianetini piatti. La civiltà dei progenitori venne spazzata via. La seconda era, o era delle tenebre, mentre sul piano astrale le stelle prendevano vita, diventavano gli attuali dei e cominciavano una furiosa guerra fra loro per il dominio assoluto. Nella dimensione materiale i pochi superstiti del cataclisma cercavano di sopravvivere come potevano all'apocalisse che si era abbattuta spazzando via la loro civiltà. Questo stato di cose portò quasi tutta la vita a estinguersi dell'universo materiale. Galantea non ebbe pietà degli ultimi superstiti. La disubbidienza di Galantea. Cronaster era ed è tutt'oggi il più potente dio del multiverso, signore dei viaggi planari e delle dimensioni. Egli, vedendo come le stelle avessero immediatamente dato il via a una sanguinosa guerra fratricida per il dominio, temette che se gli altri dei avessero potuto viaggiare fra le dimensioni del multiverso, non si sarebbero adoperati per riparare i danni del cataclisma. Ma avrebbero bensì semplicemente portato in altre dimensioni i loro conflitti, distruggendo completamente il creato. Pertanto si rifiutò di condividere il segreto del viaggio planare con loro. Ma sua figlia, la dea della pietà Galantea, osservava dalla volta astrale l'universo materiale perire giorno dopo giorno, incapace di risollevarsi da solo dopo il cataclisma. Pertanto rubò quel segreto a suo padre e aprì un barco fra la volta celeste e il piano materiale per portare il soccorso di persona ai superstiti. Le altre stelle se ne accorsero e la seguirono sul mondo. Il portale non resse al loro potere e collassò causando la frattura dell'intera volta celeste. Il piano astrale divenne una dimensione di collegamento fra tutte le dimensioni della ruota planare del multiverso come oggi. La disobbedienza di Galantea fece finire la seconda era del cosmo e cominciare la terza. La terza era o era della ricostruzione. Le stelle diventate dei giunsero grazie al portale di Galantea dalla volta celeste al piano materiale. Contrariamente a quanto temuto da Cronast, si adoperarono per ricostruire il mondo dei progenitori. Plasmarono così un nuovo universo, un universo che potesse ora sostenere di nuovo la vita. Piantarono l'albero della vita, fecero in modo che i progenitori superstiti potessero abitare questo universo. Incrociandoli con i propri servitori planari, essi generarono dai progenitori le razze senzienti che tutt'oggi abitano il piano materiale. Per lo meno quelle che hanno una divinità, cosiddetta patrona, cioè che le abbia generate. Le altre, come gli Assumel, altrimenti detti primi uomini, si ritiene che furono il risultato dell'incrocio di queste prime razze pure fra loro, cosa che portò molti dei a rendere non più fertili tali ibridazioni. Gli dei infatti non riuscirono a mettere da parte le loro divergenze. Ora avevano migliaia di servitori sul piano materiale e governavano immensi reami. La guerra scoppiò nuovamente, minacciando di nuovo. Di distruggere il mondo appena ricreato. Il patto di Cronaster. Cronaster osservava i suoi peggiori timori di rischiare di avverarsi, perciò decise di intervenire. Ma egli da solo non aveva una potenza tale da fermare la guerra fra gli dei. Perciò propose loro un patto. Cronaster avrebbe condiviso con gli altri dei parte del suo potere e della sua conoscenza di viaggio planare, onde permettere agli dei di viaggiare fra le dimensioni e trovare un luogo dove costruire i propri domini. Questi sarebbero diventati il nuovo al di là per le nuove razze mortali che essi avevano generato. In cambio, gli dei avrebbero abbandonato per sempre il piano materiale, lasciando che le razze e loro figlie si autogovernassero. Salvo rarissime eccezioni, gli dei accettarono il patto e Cronaster sigillò la dimensione materiale in modo tale che nessuna creatura di rango divino potesse, da altre dimensioni, tornare in forma fisica nel mondo dei mortali. La partenza degli dei dal mondo segnò la fine della terza era e l'inizio della quarta, l'età storica, l'epoca attuale. La quarta era. L'ETÀ STORICA Gli Elfi di Murlien e Estillien, le foreste più antiche di Aster, cominciarono il conto delle generazioni con la partenza del dio degli Elfi, Corellon Larethien, dal piano materiale. Sappiamo da loro che l'età storica comincia a 15.879 anni fa. Annoveriamo qui alcuni degli eventi più significativi, quelli che anche i bambini oggigiorno apprendono dalle storie dei loro genitori. Attorno all'anno 5000 iniziò la Guerra dei Tre Deserti, il Regno delle Perdute Dinastie e l'Impero di Paramisol entrarono in guerra per impossessarsi del deserto di Ametista, che divide i due regni e delle miniere di pietre preziose che ivi si trovano. Un grande generale del Regno delle Dinastie Perdute, il vampiro Kass, finse di tradire e passare dalla parte del nemico, ma fu un abile stratagemma per avvicinarsi all'Imperatore di Paramisol l'Archilich Vecna. In un celebre scontro diventato leggenda, tentò di assassinare l'imperatore, venendo però distrutto. Alcune leggende dicono che il suo spirito venne imprigionato nella sua stessa spada, e da allora è anch'esso oggetto di leggende. L'Archilich Vecna, imperatore di Paramisol, scoprì il segreto dell'apoteosi, dimostrando che, come le stelle poterono farsi di carne, camminare e governare il mondo, così era possibile per i mortali elevarsi al loro livello e diventare un dio. Vecna divenne dio dei segreti. E abbandonò il suo impero. I suoi seguaci credono per proseguire i suoi studi e a prendere i segreti che un giorno ne faranno il padrone assoluto del multiverso. La guerra, tuttavia, ebbe un esito imprevisto. Accortisi che le due nazioni si stavano contendendo il loro territorio, i draghi di Ametista attaccarono entrambe, e la potenza dei draghi, avendo perso i loro principali condottieri, Kass e Bekna stesso. Risultò soverchiante, costringendo le due nazioni ad unire le forze per evitare l'annientamento. I draghi di Ametista e le due nazioni giunsero infine ad un accordo che pose fine alla guerra, durata più di tre secoli. Nell'anno 7651 venne fondato l'impero di Pantaster, la più popolosa nazione oggi esistente. 4151 anni fa l'arcimago elfico Darut Winterwood dimostrò l'esistenza dei confini del multiverso e l'esistenza di un luogo oltre ogni dove e ogni tempo, al di là di essi. Egli aprì un portale verso quel lontano reame. Oltre ogni dimensione del multiverso, sfregiando il creato, grazie alla sua immensa magia. Il portale inghiottì la sua fortezza, Xaxox. Soltanto un ciottolo di pietra, orrendamente trasfigurato in qualcosa di totalmente alieno che Non poteva essere più completamente definito materia, riemerse dal portale prima che esso si chiudesse. Daruth Winterwood scomparve così dal multiverso, ma il suo popolo, gli elfi dorati di Xaxox, si ritennero dannati agli occhi di tutti gli dei per le azioni di Daruth. Cominciarono così un viaggio attraverso tutta Aster per cercare di redimersi dalle azioni del loro compatriota. 3879 anni fa, gli elfi di Xaxox arrivarono nelle valli. Là trovarono che le popolazioni umane e il regno dei nani delle valli erano in guerra da secoli per il controllo delle risorse minerarie. Berit il monaco, la guida degli elfi, riuscì attraverso la diplomazia a pacificare le valli e a giungere ad un accordo con gli uomini e i nani. Venne fondato il grande regno delle valli. Il grande regno era un'unica nazione governata dal re e dalla regina dei tre popoli che la abitavano, elfi dorati, nani e uomini, che si giurarono eterna fratellanza in nome del dio della lealtà e dei giuramenti, Eironeos. Venne fondata una nuova capitale, la città di Minas Seire, dove gli esarchi sedevano una tavola rotonda e governavano la nazione. I 200 anni dopo la sua fondazione, il grande regno delle Valli combatté contro i necromanti di Minas Mortul, la Torre Oscura. Essi, guidati da un Arcilic, stavano cercando di compiere un rituale magico per ridestare tutti i morti delle Valli come un esercito al loro servizio. Un grande generale del grande regno, Sir Brian di Kiggard, riuscì a fermarli interrompendo il loro rituale. La magia, quindi, malfunzionò causando un'esplosione magica che provocò un cratere di oltre 5 km di diametro, spazzando via ogni cosa che la sonda d'urto incontrò. E ridestando le persone da essa uccise come non morti. Ciò spezzò in due l'antica Valle delle Due Torri, la parte sud venne abbandonata dai superstiti assumendo il nome di Valle dei Martiri, e al centro del cratere i non morti si radunarono costruendo il Tumul Colle, che ancora oggi è la Tana da dove governa il principe Lich. 1500 anni dopo l'esplosione magica iniziò la guerra diabolica. Il grande regno delle valli venne attaccato dal reame dei Cavalieri Neri. In una sacrilega crociata religiosa nota come la Freccia Nera. I Cavalieri Neri erano infatti una monarchia ecclesiastica guidata dalla chiesa di Hextor, il dio della tirannia, fratello e acerrimo rivale del dio Erioneos, della lealtà e dei giuramenti, principale divinità adorata nelle valli. Ma i Cavalieri Neri non avevano la potenza militare per portare da soli a termine l'invasione, quindi strinsero accordi di collaborazione con alcuni principi dei diavoli. Che il loro dio mandò nel mondo apposta per aiutarli nella sacrilega impresa. Questi diavoli ebbero un'idea grandiosa, creare un portale stabile con l'abisso, la dimensione demoniaca. Demoni e diavoli sono acerrimi nemici. L'idea era che i demoni avrebbero attaccato indistintamente qualsiasi cosa si fossero trovati davanti, sfondando le fortificazioni del Grande Regno e distruggendone gli eserciti. Così, loro, controllandone il numero tramite il controllo del portale, Avrebbero potuto richiamare un esercito che si sarebbe annientato a vicenda con quello del Grande Regno, lasciando le valli incapaci di difendersi e permettendone quindi l'invasione senza versare una sola goccia del proprio sangue. Il piano riuscì parzialmente. I demoni sfondarono le grandi fortificazioni di confine e irruperono nelle valli, a quella che oggi è nota come Breccia del Demone. Distrussero la grande città di Sartalia, la città di Excelsalia, e devastarono le pianure di Arsenal, distruggendo buona parte dell'esercito del Grande Regno. Ma un generale degli Elfi Dorati, l'eroina Liwin, rubò la magica. Chiave del portale e lo sigillò. Unica superstite della squadra di eroi che avevano compiuto con lei l'impresa, Liwin scappò sulle colline ma si trovò con un intero esercito di nemici alle spalle e Fosso Baratro, una voragine di oltre mille metri di profondità, davanti. Senza speranza di riuscire nella fuga, pregò la dea dei boschi Elon, la quale accolse le sue preghiere e trasformò lei e la magica chiave del portale che portava con sé in una quercia magica dalle foglie color oro. Questo gesto segna l'anno zero del calendario attuale delle valli. Nell'anno 16 del calendario delle valli, non potendo riaprire il portale per completare l'opera, i cavalieri neri vennero Abbandonati dai diavoli i loro alleati, e vennero incontrati in battaglia da ciò che rimaneva e si era riusciti a riorganizzare nel frattempo dell'esercito del Grande Regno. I Cavalieri Neri vennero annientati e la guerra diabolica ebbe fine. Tuttavia l'invasione dei demoni aveva causato la distruzione di molte città. La forza militare del Reame a fine guerra era pressoché inesistente. Quasi metà della popolazione era morta. Scoppiarono quindi rivolte e sollevazioni contro gli esarchi, e il Clan Nanico Regale decise, per conservare il potere sul proprio popolo, di tradire l'alleanza. Dichiarando guerra agli elfi. I nani traditori vennero infine sconfitti, ma il grande regno cadde. Ogni città e ogni vallata diffidava ora dei vicini. L'armonia fra le tre razze e le sei vallate del reame, che era perdurata per tremila anni, ebbe fine. Il clero di Eroneus incapace di prevenire e contenere la catastrofe, perse l'appoggio del suo dio e la gente si sentì tradita dal dio stesso e lo rinnegò. Le valli precipitarono nel caos. Circa cento anni dopo questi eventi, giunsero in ciò che restava della Valle delle Due Torri un gruppo di pionieri del popolo degli Elfi Argentati. Essi videro che le colline dove Elonna aveva risposto alle preghiere di Liuin erano coperte da querce dorate, rinominarono la Valle Glavar, Valle Dorata, e si stabilirono Liuin Muin, le Colline di Liuin. Proteggere nei secoli la quercia magica in cui è tuttora celata la magica chiave del portale sull'abisso. 150 anni fa, infine, giunse a Cortile un manipolo di avventurieri e pionieri umani guidati da Sibonnon. Essi si recarono alle rovine della città di Startalia e cominciarono a ripulirle dai non morti causati dalla guerra magica contro i demoni. Oggi, nell'anno 879 del calendario delle valli, Startalia è una cittadina di 5.000 abitanti ed è la città da dove cominceranno le vostre avventure. Pronto, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Buonasera, buonasera e bentornati in questa puntata di Ballando con le Stelle. Io come sempre sono Fabrizio Frizzi e vi do il benvenuto in, in questa nuova puntata dove vedremo delle, de, delle nuove star eh, che appunto balleranno. Pensate, sotto le stelle, e questa è la novità del programma. Detto queste minchiate io vi farei senza indugio su segugio salutare tutti gli altri, quindi mi smuto. Sound E abbiamo il nostro... Adesso cazzo sono tutti gli ordini diversi. Allora il nostro... Senti, io ormai tengo l'ordine nuovo perché no, poi vado male. Il nostro master, così almeno è, 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 non è un Buonasera giocatore. Buonasera a tutti. Ok, ridammi un buonasera a tutti che setto l'audio perché ragazzi ricordiamo che. Buonasera a tutti ragazzi. Perfetto, che siamo su. Uh... Siamo su. Teamspeak. Grazie amore. Teamspeak. Lo sapeva lei, non lo sapevo io. Bene. Non l'ha mai visto questo programma, fra l'altro. Quindi... È, è abbastanza. Deprimente. Allora, change volume. Alziamo un pochino il master. Poi abbiamo il nostro zio Mick. Che però Bella. si è messo. Eh, okay. ok, aspetta, che ti alzo un po' volume anche a te. Grazie mille, Enfi. Adesso, adesso arrivo, Enfi. eh. un attimo solo che sto rega... regolando volumi facendo cose. Nostro ragazzoni. Buonasera, Beh, stai già parlando vicino? Sì, dove dovrei parlare più o meno, ok? Così, Cazzo, è eh, che non riesco più di così. Cioè, ti ho più 20. E... Eh, vabbè. Noldorin. Buonasera a tutti. Perfetto. Quindi il check audio l'abbiamo fatto. Manca eh, il nostro Lupo Lucius. Eh, che, non, che speriamo arrivi. Non ha detto niente, quindi probabilmente è solo un po' in ritardo, perché se, quando non c'è di solito lo dice. Sì, in effetti sì. Quindi... Mi eh... voglia però di fare un salto su Discord a vedere che non sia lì come un pirla. Se fammi guardare, ma cazzo se mi fai venire il dubbio. Perché conoscendo come lui guarda Telegram, ovvero guad... quando ti cerca su Telegram si incavola se non gli rispondi entro tre secondi. Quando oh, lo dovrebbe guardare lui... Adesso arrivo da te Enfia, un attimo solo. Mi ha scritto uno che non ho idea di chi sia. Ma chi sei? You wanna join Ranked? Don't play Ranked? Ma che porca tra... ma chi è sta gente? Vabbè, mi figa, va. Allora, ah, però... E... No, 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 no. Non sembra esserci. Non è proprio online. Eh, avrà ancora... avrà ancora da arrivare. Non è proprio online. Vabbè, eh, raga, poco male. Allora, l'unica cosa che volevo dire prima di partire con tutto quanto è che non ci saranno per il momento le grafiche diciamo in overlay, non ho, sta settimana non ho avuto tempo veramente, appena ho due minuti, mi metto lì, inserisco il, il PG di zio Zomic, eh, probabilmente sposterò il D20 che c'è lì a destra, alzo un pochino sul master, l'icona del master e metto, lo metto lì a destra, Zomic, e il D20 lo metto tipo nell'angolo in alto a sinistra, qualcosa mi invento, e, mm, e non ci sono le grafiche di Discord che dice chi sta parlando in questo momento e onestamente sì, è utile per quelli nuovi, per carità, non lo metto in dubbio. Eh, però vabbè dai, più o meno per il momento ci possiamo anche... Per, per una sessione ci si può, ci si può anche fare... Eh, senza, quella, senza quella grafica potresti mettere tipo delle targhette sotto i personaggi in modo da mettergli il nome. No, questo sì, però per uno che non, è, che non sa di chi è quella voce... Ah beh sì, quello. E eh, è per eh, quello, beh. dicevo. No? E... Vabbè. Prima di partire col, 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 uh, col recap, grazie mille a Dante Lupo, Lupo Eta. Ah, Lup <ride> Dio caro, veramente Fabio. Dante Lupo Eta, che io ho letto Dante Lupo Eta per qualche motivo nella mia <ride> testa. Eh, vabbè. Però è eh, Dante Lupo Eta. <ride> Grazie per il follow e Enfi Signori la rimando anche Anche se non ce l'ha bisogno Però la rimando Signori Enfi Con la sua sub Di Enfi con la sua sub Di 20 mesi 20 mesi 20 mesi Grazie Enfi, Tre bambini fai. Bene o male. Porca troia Vai che 20 mesi, sono quasi due anni. Quattro mesi sono due anni, eh. Piero. Tio buono. Porca troia Ho notato una cosa dalla live, Fabio. Marocco 20, per voi, dove, su che schermata è? Eh, allora io ce l'ho abbattuto. La mappa, sì. No, 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 è ma perché ce l'ho. Ah, perché ok, perché vedevo in live eh, l'inizio del dojo della fine dell'altra volta e mi dicevo, ma strano, io l'ho messo sulla mappa adesso. Attenzione, Starmax pareggia con Enfi, allora. 20 mesi anche lui, attenzione, grande Starmax, sono, sono strafelice, grazie. Bella cazzo, 20 mesi, ragazzi, 20 mesi che mi date il Prime. Questo è amore, è amore. È una punta di, di, di schizofrenia latente che è lì. Però principalmente amore. <ride> grazie, grazie, grazie. Starmax che, fra l'altro. Faccio il piccolo jingle momento pubblicità. Starmax, che, fra l'altro, oggi ha comprato con il link ref Amazon mio: ha comprato un, uh, un bellissimo SSD portatile di quelli USB, no? della sandisk simile a quello che ho già io. Da 500 giga, no, 1 tera, non mi ricordo E l'ha fatto con, eh, con il, il Ref, il ref come funziona ragazzi È un link di Amazon che c'ha dentro il mio codice Non vi cambia niente a voi Durante l'acquisto, però se Mettete i prodotti nel carrello Dopo aver cliccato su quel link che vi porta Sull'home homepage di Amazon, e li ho comprate Amazon mi dà una percentuale a me A voi non costa nulla E, e Amazon, e fate, e fate uscire I soldi a Amazon Quindi più bello ah, di così è tranne che a Zio Mick perché una volta gli ho spedito una cosa e quindi Amazon ha deciso che siamo, eh, che siamo parenti e che non possiamo fare le cose assieme. quindi vabbè eh, quindi se volete per favore utilizzate il link di Amazon che adesso eh, ragazzoni fra l'altro vi ha postato e io ve ne sarò grato anche perché adesso non lo stanno usando, stanno usando poche persone perché comunque vabbè il canale non è che abbiamo 90 persone come prima ok eh, però fa molto piacere perché contate che a me una trentina d'euro al mese arrivano, che comunque per me è una bolletta, per dire, e a voi non costa niente. Una bolletta di, di, di metà bolletta, forse. Però comunque aiuta. E, e sono donazioni fondamentalmente gratis, fra virgolette, perché sono cose che comunque comprereste lo stesso. Un link di Amazon, eh, non vi nulla. L'unica cosa ricordatevi che se mettete qualcosa dentro al carrello, dovete comprarlo entro 10-15 minuti mi sembra, perché poi scade la sessione e non conta il link ref anche se ci ricliccate e arrivate alla pagina di Amazon di nuovo tramite link lui non lo conta quindi dovete fare l'acquisto e portarlo a termine entro la stessa sessione, che sono 10-15 minuti ish più o meno buonasera, buonasera la nostra G-Goku e il nostro Calaf buonasera, buonasera, buonasera Stasera succederanno cose, ragazzi, quindi io non indugio più. Vi lascio al master che vi fa il recap. Io, come al solito, me ne vado via. Oh, Ma mio... come? Cool. No, sì, perché io di solito come funziona? Come funziona? Dato che mia moglie il martedì rompe i coglioni, perché si sa che è così, no? Lei aspetta il martedì per rompere i coglioni. Allora io in questi minuti qua le do tutte le attenzioni possibili del mondo. Baci, amore mio, madonna, buonanotte, di qua di E poi non rompe più i coglioni. Ok. Quindi... No, poi in realtà arrivo sempre per gli ultimi, per gli ultimi secondi. Li Ora Maria lo picchia. Sono sicuro. Sì, sì, sì. Se, no, Maria se non pia succede. Pia. Benissimo, peraltro. Eh. Se, no, se non succede, perché non mi ha sentito? Cioè, semplicemente. non... Ciao, Ste. Non so leggere e non ho gli occhiali, soprattutto. Ste. Sterenne. Ma che sterenne, davvero? Ciao. Prego, master, vada. I nostri eroi stanno partecipando. A una campagna militare come mercenari assoldati dalla Compagnia di Gard. La compagnia di Gard è una compagnia mercenaria assoldata per eh, aiutare il sedicente legittimo erede al trono elfico Tal Gryffindor e sua moglie Felixia, che è venuta personalmente alla Locanda del Nord, sede della compagnia per reclutarli, a riconquistare il trono delle valli. Durante questa campagna militare, i nostri eroi si sono ricongiunti con il ranger del popolo Asumel, Eredel, il quale si è scoperto. Si sono ricongiunti perché eh, Felixia voleva, ha messo assieme una squadra per andare a cercarlo. Perché Eredel pare essere effettivamente il legittimo erede invece al trono degli uomini. L'esercito è partito alla volta di Valle Dorata. Durante, durante il viaggio ha fatto sosta innanzitutto alla Tana di Asnor, perché Asnor è una creatura celestiale che è stata il mentore di Eredel, al quale i capi militari e i nostri eroi hanno chiesto consiglio. Questo perché in questa, questa non è una semplice guerra per riconquistare un regno caduto peraltro da quasi mille anni. In quanto una misteriosa setta nota come i Dark Sex che lavora per il ritorno dall'esilio di un'entità chiamata L'unico e solo, il cui scopo è portare l'apocalisse sull'intero creato, pare aver deciso che l'antagonista di questa guerra. Il Druido Nero, così si fa chiamare, il quale sta mettendo assieme un gigantesco esercito di goblin per conquistare a sua volta le valli, e a quello che secondo la profezia contenuta nelle loro Bibbie Nere, dovrebbe essere il, il quinto apostolo dell'unico e solo, il cui avvento preannuncia il suo ritorno. Asnor ha invitato i nostri eroi a, a non prendere alla lettera la profezia, in quanto non c'è nessuna prova tangibile del fatto che essa sia autentica. Tuttavia, ha anche detto che esisterebbe il modo, tra virgolette, di poterla validare, consigliando di recuperare un perduto artefatto. I nostri eroi l'hanno mandato a cagare non avendo alcuna intenzione di dirigersi in terre lontane per recuperare questo artefatto il cui unico scopo sarebbe stato sapere se la profezia sia giusta o no, e hanno proseguito la loro marcia alla breccia del demone. Sono stati intrappolati da un demone Balor che a sua volta è intrappolato nelle rovine della torre da, fin, da quando, fin dai tempi dell'antica guerra che sancì la caduta del grande regno. Questo demone è legato alla storia della famiglia di Agers in quanto i suoi antenati avevano stretto un patto con lui per ottenerne in cambio di sacrifici e le solite belle cose fama e fortuna negli affari. Poi però con le generazioni avevano smesso di fare offerte al demone e il demone aveva giustamente un po' le scatole girate e quindi ha imprigionato i nostri eroi a breccia del demone, ma Agers ha risolto la situazione vendendo fondamentalmente la sua anima al Balor. L'esercito ha quindi potuto proseguire la sua marcia verso St Startalia, scoprendo con uh, suo stupore che nessuno, benché un esercito di 3000 persone non passi proprio inosservato quando varchi i tuoi confini, ma nessuno da Startalia si è fatto loro intorno. Loro incontro. La verità è venuta presto fuori in quanto Startalia è sotto assedio, è sotto assedio da, un, da una casata ribelle Gdrow, la quale è comandata da un individuo, il cui nome è Nerun Dartir, il quale ha il potere di soggiogare e controllare delle creature insettiformi che normalmente sono utili per l'agricoltura anche se un po' pericolose, ovvero gli Ankeg e sta usando queste creature e lo sparuto a dire il vero numero di drow sotto il suo comando per assediare la città di Startalia per farciò i drow hanno anche avvelenato l'acquedotto di Startalia con il veleno drow che causa un, un sonno comatoso in questo modo hanno lasciato fondamentalmente senza acqua potabile la città e si sono assicurati che una buona parte dei suoi abitanti Dorma ora, sogni comatosi e per Pos nulla tranquilli. Posso fare una precisazione? Noi con questa, con questa cosa dell'acquedotto e del fatto che ci fossero vulnerabilità non c'entriamo assolutamente niente. Assolutamente no. Ricordiamo che a Startalia non si fa da quest'anno. I fondi per la manutenzione dell'acquedotto sono stati tagliati perché. I nostri eroi, durante la loro prima avventura, avevano fondamentalmente ri, non proprio ricattato, ma avevano rivenduto le spoglie di un suo antenato trovate a Breccia del Demone, dove i nostri eroi erano già stati, al sovrintendente della città, il quale le aveva ricomprate tutto contento, pagando coi soldi destinati alla manutenzione dell'acquedotto e delle fognature. Quindi se là sotto sarà un dungeon pieno di mostri e di calamità, sapete di dover incolpare soltanto eh. voi stessi e non la presunta cattiveria del Master. L'esercito ha comunque raggiunto la città di Startalia e dopo una notte in cui i Drow hanno tentato di attaccare la città venendo facilmente respinti dai nostri eroi... I capi della compagnia mercenaria hanno deciso che non si può rimanere a, startar, a Startalia semplicemente difendendola, ma bisogna passare alla controffensiva. Poiché stanare i draw dalle loro tane può non essere semplice, l'idea è quella di trovare in realtà l'accesso, perché l'acquedotto di Startalia è fatto così, lo, lo ridisegno così. Sarà più chiaro anche a chi magari non ha seguito le puntate precedenti. La startalia moderna è stata ricostruita sulle rovine di quell'antica, che era ben più grande, diciamo che avesse più o meno questa estensione. E c'era la sua brava rete di fognature e di acquedotto sotto di essa. Da questa rete le fognature arrivavano fino al fiume... Sì, ma non così, aspettate arrivavano vive di Tor Bastione e da qui al fiume Orovino, vicino alla sua foce dove scaricavano i liquami. L'acquedotto invece dalle sorgenti del fiume portava acqua pulita alla rete. L'idea dei capi militari è quella di trovare questa antica galleria e seguirla fino alle sorgenti perché per poter avvelenare l'intera rete dell'acquedotto è chiaro che i draw devono aver avvelenato l'acqua in un punto di questa galleria se non direttamente dove questa tinge acqua dalle sorgenti. Ed è probabilmente lì che avranno il loro presidio, almeno così si immaginano, e quindi è il posto dove andare a cercarli. Purtroppo durante questa campagna militare... Uno dei nostri eroi, Vurrad, è caduto eroicamente combattendo contro i Drow. Tuttavia, la notte scorsa, durante la difesa delle mura della città, un nuovo eroe si è fatto avanti, Garrard, il quale, ricordiamo, ha, ha ucciso un Anker con una delle mosse più epiche che in tanti anni di D&D abbia mai visto, ovvero gettandogli si addosso in armatura pesante dall'alto delle mura. Una scena che avrebbe meritato di essere compiuta da Ghibli nel Signore degli Anelli, secondo me. Comunque abbiamo lasciato l'ultima volta i nostri eroi in procinto di calarsi da un tombino nella rete di manutenzione delle fognature. Alla ricerca delle condutture dell'acquedotto e della conduttura principale, ed è lì, dopo che avrò rimosso tutto il disegnino per lo spiegone, che ci trasferiamo immediatamente, ovvero con i nostri eroi, all'imboccatura del, del suddetto tombino, che non, non si, si vede perché devo muovere. Continuo eccoci qua perché ho un po' grandicella e si si è chiaro out. è in basso a destra si sì, si sì, ce l'ho ce l'ho ok <coughs> a questo punto direi che cominciamo Credo perché che è Lucius sempre mancante è mancante Lucius ma eh, tanto che mi dite che voi ora non siete esattamente e lì questo è per comodità anche perché era inutile perdere tempo a disegnare, diciamo, la, la parte sopra della città. Fate conto che siete però dal, eh, dall'accesso del tombino, non siete più di sotto. Sì, esatto. Ok, allora guardo in basso per vedere se riesco a vedere qualcosa. Faccio anche un ascoltare, si sa mai che. Farlo ok, fatelo tutti quelli che vogliono. 16 di osservare, 20 di ascoltare. Ascoltare. tanto che ah, io mi ha anche scuro visione che così non si sa mai quindi ti faccio anche un osservare ok Questa. diciamo che i ha fatto una prova di nascondersi Vabbè. Ma io non li vedo. Ah, no, è vero, giustamente. Li vedo. Eh. eh no, eh, no. Le, le vedo io invece di far osservare e ascoltare. Ha fatto nascondersi e. Ah, no, poi ha fatto anche. Perché ha paura? Eh, non lo so. Avrà sbagliato tasto, probabilmente. <ride> Guardando giù di sotto al tombino, vedete semplicemente una, una scala di metallo per la manutenzione che scende giù di sotto. Vedete un, uh, un pavimento di pietra sporco e poco altro. Aaron e Eridan, e fondamentalmente basta. Aaron e Eridan sentono anche eh, lo sciaguettio di, di quelle che potrebbero sparare se acqua molto più brutta probabilmente dall'odore di reste liquami vari assortiti che scorrono ho detto, detto anche malattia liquida esatto ma guardando nel tombino c'è buio o si vede una luce è buio è buio completo beh tu no, dovresti no, vedere però no, no ok ma chiedo eh, non è diciamo che, che vedo meglio se, 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 se c'è luce ecco <ride> Diciamo che sollevando la lastra del tombino per guardare di sotto viene illuminato dalla luce del giorno e vi rendete conto che saranno circa 6 metri di discesa: quindi la luce arriva sul fondo, ma non sembra che giù di sotto sia illuminato da torce o altro. Beh, io informo che ho appunto una lampada, nel caso dovesse servire, e ah. quindi... una torcia ce l'ho anch'io. Lampada e olio. Direi di accendere la lampada a questo punto. Ok, allora io la Dovrebbe la fare più luce di una torcia, in teoria. Visto no? che comunque io ci vedo, forse è forse meglio che non me la tenga io. Quindi, da okay, passo a chi per. porta. Lucius. No, Lucius, sì. Lucius però c'ha l'arco. Aspetta. Vado io. Non. Eh ce l'ho sì, anch'io. No, ma si può attaccare a uno roba, zaino, eh. Si può attaccare uno zaino tipo dietro, no? Ah. Sotto lo zaino. Lo e attacchi. allora facciamo così, la, la, me l'attacco io, visto che ho lo zaino che comunque già pesa poco di mio. No? Nel senso. Okay. E l'attacco, allora l'attacco al mio zaino. E... Ok. Una domanda. domanda... Ecco, vai, vai, vai. No, volevo solo finire il discorso della lampada. 0,5 litri di carburante, di olio, insomma. Oh. Quanto dura in termini di gioco? C'è una durata? Te lo o? dico... Te lo dico quasi subito, tempo di... E provarlo domanda, su domanda che si aggiunge alla sua. La lampada fa più luce rispetto a una torcia? Ha un raggio d'attrezzatura? La schermabile, cioè quella che... È... La schermabile che puoi orientare il fascio di luce, mi sembra... Eh, sono sicuro di sì. Quella normale non me lo ricordo appena arrivo okay, alla okay. descrizione. È una lampada di... comune della lanterna, te lo, ve lo dico. la, la è comunque questa comunque costava meno secondo me C è già buono che Beh, ce l'hai in effetti sì armi, armi. queste qua armi. sono quelle cose Poi stupide che mh, uno si dimentica di comprare no tipo i gessetti penna, ho penna ho anche papiro. Un sapone papiro per pulirmi la barba completamente ah. la bella, bella lustra è linda e ti dà un più 2 a carisma quella lì. Vigore eh. mi dà E a proposito di gessetti, io suggerirei. Adesso vediamo come sono i muri sotto. No, chiaramente. Però suggerirei di segnarci con i gessetti. Io lo segnavo giù con una mappa. Sì, come però come può, essere. può essere che se scappiamo, non abbiamo il tempo di guardare la, ma la mappa. Destra, no, sinistra, destra, sinistra. Sì, capito, Cioè il... De destra 2 leva che tipo no <ride> sinistra 4 pieno Se non ci crederete ma una lampada comune funziona peggio di una torcia Uf, perché una torcia ha un raggio di vista perfetta di 6 metri e di luce fioca di 12 Ovvero per mm. quelli che hanno visione crepuscolare. Una lampada comune ha un raggio di 4,5 metri e fioca nel mm. raggio di 9. Forse è durata, dura di più. Però brucia ne? per 6 ore, mentre una torcia okay. per un'ora, Minchia. Eh. Questa è la differenza. Però vedi, eh. vedi, vedi anche lì, no? Per dire adesso: solo... Durata o funzionalità. Che Ca caro caro di no? Caro D &D. Visto che è mezzo litro, mezzo litro hai detto, zio? Sì, mezzo, sì, litro. mezzo litro. Ecco, fammela che dura 5 di ore, così io so che 055 <ride> eh. riesco a ricordarmelo un po' meglio, no? Invece eh, io. Ma lo sai che sono traduzioni dalle unità di misura è è chiaro, anglosassoni, quindi chissà quanto erano all'originale, arrotondato. Esa. Galloni, a mezzo litro. sarà stato mezzo gallone, eh sì. tipo, non neanche neanche, perché un gallone sono 3 litri e spicci. Quindi cosa intendiamo fare? Beh, io, io comunque preferirei... Tenermi la mano, le, tutte e due le mani libere e vedere un po' meno in là, ecco considerando che comunque, magari tu puoi star davanti, che vedi comunque più di me. Allora facciamo una cosa: la, la tieni tu comunque spenta, e lì ce l'hai? No, come spenta? No, eh, ho capito male, volevi usare. No, 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 dico la, la uso lo stesso perché sennò non vediamo un cazzo. Facciamo per, che per indicare che dovete ancora okay. scendere vi metto qua. Preferisco quello che intendo è preferisco piuttosto usare questa qui anche, a, anche se vedo meno, però avere le mani libere piuttosto che dover tenere la torcia in mano. Vedo mezzo metro in più, un metro certo. e mezzo in più. Tuttavia, se, se ho bisogno delle mani, arrivederci. Mm -hmm. Eh, sì, sì, sì. Al limite, dicevo, stai, acqua poi. Stai, eh, stai davanti te, capito? Ce l'ho solo io a scuola visione. Però anch'io ho l'incantesimo. È vero, lui c'ha l'incantesimo. Però a me quello che mi preoccupa è che ah, non. Anche quello per 9 metri vedo perfettamente anche nell'oscurità magica. Che quello bello. che mi preoccupa è che io non, non lo sento. Allora, vediamo se posso fare qualcosa. Perché è veramente troppo basso, ragazzi. Ah, sì, sì. sai cosa posso fare? Diminuisco il boost a voi e aumento il volume generale di tutti. Mm. Ha senso, no? Fa lo faccia, lo faccia. Ok, lo faccio subito, così almeno. Uh, non parlate adesso, perché sennò mi stonate, eh. Ve lo dico io, eh. Un attimo. Questo è fatto. Uh, zio Mick Lo abbasso. Adesso facciamo appena... Ho ho fatto, facciamo un check su tutti, a eh? uno a uno, eh. Volo. Roba veloce. Eh, D'altronde, ragazzi, comunque avrete notato tutti che in live, ragazzi, ve lo dico: avrete notato tutti che c'è una qualità audio superiore. E eh vorrei far notare che è arrivato Lucius su Roll20, ma non su. Eh, adesso dai un attimo che logga anche di qua. Ah, ragazzoni, tu eh sì. mi devi fare un favore, continua a parlare. Va bene, va bene, parlo, dico cose, lancio deflagrazione mistica, ma vedi che gente, perché ci interessava quello soprattutto. No, quello non lo vedo. Comunque, Quei vi sai, dico in che interior. Lucius è sulle campagne di, di, di Discord, ve lo dico chiaramente. Ad Ma ci rage, giuro, lo dico io. Io dico... dico io. Eh, Lucius. Lucius, dimmi quando smettere. Lucius, se lo sembro scemo. Guarda, che siamo per in team sorte. speak Gua... devi passare. Ok, ti aspettiamo. Devi scaricare. Sa, prova, sa. Sa. Oh, ok, a dopo. Ah, questa cosa. Scusate, ma non riuscivo a mutarmi. Ok, eh, sembrerebbe, sembrerebbe meglio. A... Sì, io comunque, mettendolo al massimo, lo sento abbastanza bene. Francesco, sai? Io non vi ho al massimo tutti. Io no, ho... il discorso è che io il volume di Windows, quando eh, in, lo vi in vi cuffia, lo tengo a 68. Che cazzo vuol dire? Tutti i miei programmi, qualsiasi cosa, è settato su 68. Ok. Quindi se io sposto il volume di Windows da 68 è troppo basso o troppo alto? Perché io il di, Visto che Windows ha un modo di gestire l'audio che fa schifo. Sì, è vero, io faccio la preamplificazione. Peggiore rispetto alla Windows 7. Eh. Io faccio una preamplificazione bassa su Windows e lascio al programma a Ogni singolo programma che ha sicuramente un, un engine migliore, lascio a quello l'amplificazione finale. E di fatti, la qualità audio per me, che sono abituato a doverla sentire in un certo modo eh, è migliore. Il problema è che poi capitano alcuni software dove eh, arrivi al massimo e non è a sufficiente. sufficiente. Vediamo. Eh, fammi un'altra prova. Prova 1-2-3, 1-2-1-1, prova, 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 prova. Eh, sei un po' bassino. Ah. È che se ti ha... Se, non eh, posso no. alzare solo te. Eh, lo so. Almeno posso, ma adesso è già arrivato... Eh, sì, sono, sono problemi poi. Col fatto di aver voluto provare, perché mi sono reso conto improvvisamente che, visto che prima della live giocavo a Conan con mia madre su Skype, e visto che Skype ha un volume che io non lo so come l'hanno programmato in Microsoft, ma spara a tutto volume anche se lo metti bassissimo. Perché c'è quella roba che ti ho detto prima: eh, il, so. il gain, quello eh, del cazzo. So. Ma questo mi ha fatto venire in mente che dicevo: cavolo, io sto qui a dire: Vabbè. Ma tutto sommato lo sento. Quando in realtà ho il volume generale di Windows a 50%. Quindi ho fatto quello che dicevi te prima, ho detto ma sì è vero, posso alzare il volume generale, abbassare un po' gli altri così ora Francesco lo sento meglio. Il risultato è che ora vi sento tutti con un fruscio della parte... Eh certo, <ride> e certo, certo, certo. Yeah. Perché comunque stai mettendo un boost artificiale. Secondo come, secondo come ragiona il programma. Perché è fatto veramente coi piedi. Purtroppo è così. Comunque... Eh vabbè. Non è. Non sarà un problema a breve. Non, non dico altro. Eh, non posso dire altro. Devo avere paura. Io. Così. Dovete avere molta paura. Vi vengo Molto a prendere faiate. a casa. Allora, direi che possiamo andare giù. Intanto che l'uscius arriva. Tanto. Mm, possiamo andare giù. Eh, io volevo prima decidere un ordine: tipo, Ah, que questo ti stavo dicendo. Questo. Tu, secondo me, davanti, perché sei anche quello che può prendere più botte, fondamentalmente. Ok. Eh, io subito ah, dietro di te, perché se devo fare dei furtivi posso farli, okay. uh, e poi in realtà, dietro penso: io sto dietro così copro immagino. le spalle. Più che altro chi, chi ha la scurovisione, cioè io davanti e un altro dietro che ce l'ha e io dietro. Ah, eh, no. sì, secondo me. Ah, okay, l'ultimo, a mio parere. Però. Sì, sì, Franci, no, è giusto, Quindi è giusto. il potere lì, la visione demoniaca sì. come si chiama. Vedere l'inosservabile, okay. sì, non è un problema. Vedere l'inosservabile. Lucius in mezzo, che è quello che vede meno di. Chi sta ecco, dietro vediamo... può scappare per primo. Sì è vero è io sto per quarto consideriamo che io faccio molto rumore perché ho un'armatura pesante e sono abbastanza cioè io mi immagino zio adesso proprio nell'acqua no? Schaff, schaff, schaff. Eh, no è quello che dico cioè <ride> ok non ci vedono ma ci sentono sicuramente eh no è che se sta davanti un altro di noi a, a meno che a meno che mettiamo Agers davanti, che comunque un po' di destrezza ce l'ha e fa meno rumore, e, e, e invece Vurrad a chiusura, eh. nel sì. caso succede qualcosa, tutti ci si spostiamo garca. e facciamo passare Vurrad in e carica, arriva la palla, <ride> palla, io ci Bu sto. Io continuo e poi a dire Vurrad, invece è una passerella di un metro e mezzo <ride> e addio al bel piano. Scherzo. Eh sì, ok. Eh. Chiedo, chiedo scusa se ti chiamo Wurlard ma è Mesi eh, chiedo, eh, Garard. Garard. Mesi capisci eh si sì. va bene avanti io? Sì. ma Master ma nel frattempo mi, and mi sono andati via anche gli, altri, gli ultimi due danni di saggezza sì? cos'è? ah ma io, ma io sono nella merda ragazzi ah già tu non avevi dormito tanto bene ora che ti penso ragazzi, no. io, so, io sono nella merda la comprensione no, di le... Fiben a riguardo era stata quella vabbè dormirai nelle, nelle, nelle condotte non avresti più un limite di tempo per trovare lui è nella merda eh. Adesso, diciamo che... <ride> andiamo nella fogna sì. ora Comunque... più di prima i nostri primi tre eroi che hanno sceso il passaggio si ritrovano effettivamente su un pavimento sporco davanti a loro. C'è un fiume verdognolo di liquami che scorre placido. E fatemi un tiro salvezza sulla tempra. Perfetto, sono morto io praticamente. Te ne prego, te ne prego, te ne prego. Vabbè. Il nostro Agers è già bello in forma, il nostro Aaron scusate è già bello in forma, scende giù dalle scale, guarda un attimo il... scusate un attimino che qualche pirla non legge... No, no ha ragione perché... Ah no, no in realtà l'ho data. Sì. Lucius sei, batti un colpo il simbolo è quello quando non oddio non lo so. quando non ha voglia tipo uh, è away e away uh. steps sì non al compito FK sarebbe perché FK gli faceva okay. schifo no metterlo, capito? Era troppo mainstream Sì eh, sì, sì away Guarda. Invece se c'è il simbolo del telefono pensa è Huawei. Invece. Ah, no, che male fisico! Tira i danni che li ho sentiti! Dicevo che comunque, il, mentre gli altri storcono il naso, ma vabbè, il nostro Aaron che è già fisicamente un po' provato dalla notte scorsa e con lo stomaco ancora in subuglio per il troppo alcol. scende giù dal, dalla scaletta e cobanusa il fiume di lì qua mi sbocca più non posso sei nauseato Aaron. pure eh, questo qua, cos, cosa comporta detto. è un'ottima domanda questa allora te lo dico subito Effetti di stato, in che pagina l'avranno messo del manuale del master, ma anche zio amico l'avranno cambiato, anche zio Mick comunque continua ad andare a FK per qualche motivo su Discord, su team speaker. No, poi no si... ma mi tiro via io, in che senso? Scusa? Eh, ti viene fuori lo status away come se fossi, certo. lo metto io. Per non parlare, cioè come se ti tirassi via il ah, microfono. Sì, no, non lo sto usando, ma siccome che sto scrivendo eh, in, microphone, uh, microphone in, telegram, in Telegram perché intanto sto sistemando anche cose di Fabio, tipo il tipo che abbiamo venduto le GPU. Ah, hai fatto? Sì, sì, ma ha dei problemi, quindi sto intanto rispondendo. <ride> nel, nel frattempo, però gli, ho, gli ho detto che sono, sto giocando DD, quindi è, è un po' un problema rispondere alle sue domande. Però mi metto in, in Away, ma, ma ascolto io intanto. Ah, no, ma Alt P è per no, andare nelle. Aspetta un secondo, parliamo lo... con Lucius, perché sennò. Eh, Lucius, Alt P sì, sì. non è per, per fare il push to talk? Lo so, lo so. Sono andato lì, l'ho configurato e ora premendo il tastino. Sì, posso parlare che... senza che... dovermi disconnettere. Ma che microfono Sento hai bene. però? L'indecente, vero? È abbastanza è un pochettino un po' cavernoso però ti <ride> okay, sento abbastanza okay. chiaro. Cioè, sem sembra il, un bandito cavernoso nel senso: sembra un uh, microfono di quello, sai, tipo radio da, da guerra mondiale, gente davvero richiusa in un rifugio che ascolta la radio. ecco con l'effetto. È quello. Eh, radio, esatto. Radio Londra: era... <ride> esatto. Sembra, <ride> sembra che stia parlando su Radio Londra, è vero. Però a parte che okay. non l'ho sentito chiaro, gli alleati stanno procedendo al <ride> recupero un altro del o oh, anzi una cuffia decente, quella che abusa volontà. E come save? Save 2 euro 10 una volta anche io massimo sostegno, e eh vabbè, e eh vabbè, grazie. Save <ride> perché giustamente il mio personaggio sta malissimo adesso. E Grazie mille, sei gentilissimo. Aspettiamo che Lucius finisca così. Se no, continuiamo a interrompere. Non c'è senso. Aspetta un attimo. E è meglio che finisca la configurazione. Allora, Lucius, mi senti? In teoria, adesso lui non mi sta sentendo se sta facendo il... quell'affare lì. Allora... Credo che Luce debba chiudere Team Speaker e avviarlo perché... Mh, vedi che c'ha quella specie di... No, quello te lo fa quando no. quando... no, non ho ancora detto. Quando metti e... il minuto sul microfono vuoi dire? Eh? No. Quando no. fai il test capture. Se io faccio begin test... Mm. Prova? Ah, te lo togli. Sì, sì prova. Dovrebbe in. sentirti, hai ragione. Quante cose sai Fabio? Eh Dio... Sembri che tu sai le cose <ride> Ciao Alex, sempre, evita eh. ste parole però Dai Che là, poi lui lo, lo intende come, come de deficiente, lo intende Non è che lo intende male, è un po' come le bestemmie per i Veneti Buonasera okay. Buonasera a tutta la crew <ride> Sembra che facciamo, non so, che giochiamo a, a ping pong tipo e eh, vabbè, <ride> una peggio dell'altra Alex <ride> Sta pregando per il, per il ban Alex eh? Sta pregando Sta chiedendo per favore bro. Allora sì però Lucius Però E eh, niente dai ragazzi Lucius lo lasciamo alle, alle sue peripezie Tanto, se ha problema, scrive, scrive su Telegram, raga. Allora, dicevi cosa comporta l'essere nauseato? Torniamo a noi. È una bella domanda. Perché ho appena scoperto che hanno cancellato il, il, il capitolo dalla, dalla GDM tra la 3 e la 3 e mezzo. Molto bene. Sì, quindi, non posso quindi essere non nauseato, sto trovando mai. S quindi sto, sto normale, semplicemente. Non c'è neanche nell'indice analitico ormai le condizioni. Benissimo. Bello, in compenso c'è un capitolo intero dedicato alle trappole che nella 3 non c'era, molto bene, ma... Niente, a posto così. Sono un, pochino, sono un pochino schifato e basta. Molto bene. Comunque mi tiro sul... sai il. È presente quando c'è il cappuccio e c'è quella specie di copri. Tipo, la, tipo la, 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 le, le motte che ha fatto Spettro, è presente? Sì. Ecco, tiro su quello sopra il naso, sperando di stare un po' meglio. Magari dovrebbe o darmi. Una macchinina? Esatto, dovrebbe darmi qualche bonus, magari. D'accordo. E già che ci sono, fammi vedere. Mi metto un po' di malvagità liquida sotto. No, sto scherzando. Così. Voglio morire, no? Tipo. Eh, le ampolle di fuoco dell'alchimista, no? Mi metto. Me le metto su così. <ride> allora, no, nell'indice analitico ci siano cose come effetti del fumo. Meglio. Però, però non sai cosa sapere. faccio? Però sai cosa faccio? Prendo. La fiala disinfettante C'ha un odore? Sì. Tipo, st sto male se, lo, se lo annuso? O è piacevole? Tipo l'odore di. diresti che in quel disinfettante c'è una certa dose di alcol. Sì, però, nel senso, non posso ubriacarmi. Respirandolo, no. ok? No, ovviamente no. Allora ne metto un pochino, bagno un pochino la maschera in modo da sentire ancora di meno l'odore. È, è il trucco della nonna che ti metteva la menta piperita, no? Va bene. In teoria dovrei andare a posto. Se sì, diresti che funziona abbastanza bene, anche perché il master non può passare la, la sessione a cercare dove hanno deciso di spostare un capitolo Benissimo. che una volta era in cima alla guida del Dungeon Master. Sì, ma ma ma... <ride> All'effetto del cloroformio, dicono i chat e <ride> via, vai. È un casino, fra l'altro, perché gli elfi non possono dormire, quindi vado in uno stato comatoso. Esatto. Adesso io vi dico, ragazzi. Eh, ragazzi, se avete problemi a respirare vi consiglio di fare come ho fatto io. Mettetevi un panno per coprire naso e bocca e utilizzate una boccettina di, di disinfettante per, uh, per l'odore. Quindi ve lo faccio presente, poi fate voi. Uh, detto questo, Master, io volevo sapere. Eh, no, non volevo sapere niente. Perché abbiamo detto che <coughs> abbiamo detto che i miei malus me li tengo, quelli da soggetto sono stati curati, in compenso ho tutti gli altri, bene. Um... Dai, procediamo. dai, quelli passeranno dopo un buon, una buona meditazione di quattro ore. Eh, quattro ore qua non penso che possiamo stare, onestamente. Mm. Beh, magari non proprio in questo punto. Quindi che fate? Vabbè, direi di tenere la linea che si era detto e quindi a già stare felici e contenti nell'iquame. Eh, che bisogna fare? I trampoli non li abbiamo presi? D'accordo, vedete no, entrando... Un momento. Mm, io vorrei capire un attimo la profondità. Eh, eh infatti, anch'io. Sto ah, per dire: visto che un, non bastone, sono altissimo. qualcosa, e... cosa usate per vedere la profondità? Perché io... così a vista. Mm, io ho una corda in seta, e se c'è qualcosa da attaccarci, di pesante, No, che si sporca vabbè, ma dopo di una pulita. ma ma seta, e non so, mm, c'è qualcosa. Un bastone qua in giro. non Scusa, è... tu sei un nano? Mm. Eh. E non hai. Non riesci a capire la profondità. La profondità a cui mm. si trova in questo momento eh. a 6 metri sotto eh sì. il eh, appunto ti buttiamo dentro <ride> ah. <ride> sì. era quella l'idea, sì, sì, <ride> è un'ottima idea, no? Non ti pare? È, è, lo so, a, Mano, livello, a livello piombo umano. da peggio. Comunque io parentesi, ragazzi, mi sono accorto adesso. Negli oggetti miei, io ho dei. Mm. Dei bracciali dell'armatura più... Ah no, forse ce li ho addosso, aspetta un attimo, fammi controllare. No, perché magari li ho tenuti qua fino adesso, no? E potevano no. servire a qualcuno, tipo... Comunque nel frattempo... Non penso che tu, tu ce li abbia addosso perché non si sommano... Cioè tu indossi un'armatura anche? Sì. E non sì. si sommano all'armatura, quindi non penso tu li abbia addosso, non avrebbe perché molto senso. Quindi qualcuno vuole... Qualcuno armatura. vuole degli armature, dei, dei bracciali di armatura più uno? Quello è l'armatura, quindi no. Tu e... hai l'armatura pure, tu zio, quindi no. Mm -hmm. Eri Dampure pure. E Lucius ha i suoi bracciali. Do. Allora dammene uno intanto che gli leggo la, la corda in seta e buttiamo giù e vediamo la profondità. Vabbè ma ti do il rampino, scusami, ti do, ti do ah, il bracciale. Eh, <ride> è più figo, è più figo. È più figo, ma scusa eh. Io ti ti eh, piuttosto uso il mio arco, ma non voglio. Ma come l'arco. Un arco dove, <ride> <da lui? ride> <ride> ah, cioè, butta il suo compagno di arco no, Io vedevo bene questo grande anello. no? Che alla fine era chiamasi bracciale, lo legavo, buttavo giù, era semplice. No, no, vabbè, dai, gli leggo il c'ho il rampino con la corda, già, 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 già cosati, diciamo, già attaccati, lo butto giù. Dai, fai però allora. anche okay. io un rampino con la corda fate Flash, vedi che Rampino si prende un po' di corda, e... ma avete fatto nodi o altro per misurare la profondità? Ma quando lo ritiri su, eh, vedi quanto corda è bagnata Guardi semplicemente la parte, sì. beh, prendendolo ritirandolo poi su. Non ti dico cosa rimane attaccato al rampino, immaginavo che sì, sì. è un'ora in cui la gente può aver appena mangiato e star digerendo, Molta mettendotelo bello. così, vedi che ti arriverebbe un po' più in alto della vita, diciamo quasi. Ma stiamo effetto. scherzando? Ma io gli dico a Fiben di quindi? andare a fare in Q: quanto sei alto? Te uh, sono alto 1,65 60 Ah, quindi ok, quindi a te ti arriva la gola. 1,20 un po' più alto della vita vuol dire un metro un metro se arriva alla gola eh, eh sì, più o meno mamma mia 1,20 metro e venti, io, eh, eh alla, alla gola proprio oh, tu non no, mi hai detto niente Profundo. quindi presumo che tu l'abbia lanciato qui in mezzo eh. Sì, chiaro o cioè sulla, sui lati sarà più se vuoi sondare vari... Okay, quindi... vari elementi del del una domanda no, io, io vorrei Vorrei guardare un attimo se è, è tondo. Nel senso, siamo in, in, in una uh, forma Magari cilindrica. È Questo è un muro giusto? Sì. Però aspetta Naldorin, perché sta chiedendo una cosa a lui. Eh, aspettare no, che risponda. Ho, ho chiesto solamente se è in forma cilindrica, cioè se, se qua è appunto più fondo e qua meno, ma sembra è un po' rovinato qui il passaggio per capirlo per capirlo bene sembra anche che una, alcuni tratti del muro di contenimento non siano proprio in buona salute quindi hai il sospetto che possano esserci anche detriti sul, sul fondo del canale però sì diresti che una volta doveva, doveva essere a forma cilindrica di sicuro la volta sopra di voi, il soffitto, è ancora a forma riconoscibile di volta tonda. Però eh, ti rendi conto che parti del, del soffitto si sono staccate, per cui è probabile che ci siano molti detriti sul fondo. Ok, che quindi comunque abbassano il, il livello dell'acqua, tra virgolette, nel senso che... Ok. okay io so. Quindi c'era una volta... West guardando in alto dico <ride> c'era una volta ah, Scusa. Scusa. oddio, ma Lucius eh. in tutto quando questo mi non c'è scopo, ma mandato va. un messaggio su Telegram puoi chiamarmi oh. quando vuoi, sono attivo, potresti salutarci allora se sei attivo Lucius, ma secondo me non no, ci so mandato... no, no, ma perché ti spiego. Mi ha dato su Telegram che dopo aver fatto tutti i settaggi, Pro. letteralmente mi sto ingozzando per cenare in terra. Poi, fretta perché deve essere stato il T9 <ride> sì, a Poi, ora, dopo 5 minuti, back. Puoi chiamarmi quando vuoi, sono attivo. Lucius, Spalesati a noi, Manca, ma anche no. Vabbè, magari sta mangiando. Dai, molliamolo. Tanto quando no, ha bisogno, ecco, ecco. pronto, pronto. Ecco. Ecco. Ma adesso Ma sei cretino. Ma eh, che ma male. Io Meno male che l'ho detto quando mi avete chiamato. Hai fatto cacare addosso tutti. Ma ti rendi conto? meno 60, meno <ride> 60 decibel. Subito. Eh, ho messo le cuffie buone, quelle che avevo promesso. Queste sono importanti. Meglio, meglio. Eh sì, questo è decisamente un migliore auto. Allora salutiamo Oldra. <ride> Oldra. Ol... Ma ragazzi, però voi ci avete dei problemi. Ho il Drac Demon dai. In, in famiglia. Il Drac Demon, dai, non è difficile. Scusatemi. Scusatemi per non saper leggere dei nick così facili. Cioè, capito? E poi, e poi a me, che ho il nick più semplice della vita, ok? Mi chiamano The Lotzer. Lorenz. Lorenz è uno dei più utilizzati. Lorenz, per qualche motivo. <ride> Lotzer. Zoller. Ma de Lollers, cioè, ma The Lollers, c'è LOL, Lollers, facilissimo. Però poi se io non riesco a leggere Oldrak Demon, allora... Old Demon, dai, che problema Cazzo, certo, certo. Dopo, dopo Ugo, è, è il nome più utilizzato proprio anche in Italia, voglio dire. Pieno, pieno così. Dopo Ugo. Se tu vai, però, eh. se tu vai in Trentino, che però in realtà non è Italia, ricordiamo, zio, no? Il eh, Trentino... Questo è un cliente di zio, vabbè, non sì, Mi ha detto che non è Italia da cent'anni, Sì, e che la stiamo detto, occupando il okay. Trentino in illegalmente. maniera illega illegalmente sì. Non ho insistito, ho detto ok. <ride> Cosa devi insistere? <ride> cioè, è come, come i terrapiattisti, gli dici va bene, <ride> basta. Sì, e che devo fare? Sì, Ciao ragazzi, ho visto le prime 30 sessioni su YouTube, siete grandissimi, caricherete anche le altre sessioni mancanti fino alle 46. È colpa mia, il canale è mio, quindi è colpa mia totalmente. Quando si crea qualcosa di bello vince la squadra e quando invece qualcosa di brutto, tipo le live che non vengono caricate, è il coglione lo streamer. Giustamente funziona eh beh, così. è il tuo Ma canale. Che, che è giusto così, che è giusto così. E sì, verranno caricate anche le altre. Il problema è che, eh, nonostante YouTube abbia un sistema automatizzato dove tu gli dai in pasto X video e lui li carica piano piano, sbaglia sempre puntualmente l'ordine di alcuni, l'ordine di uscita di alcuni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io posso caricarne uno, due, tre alla volta massimo, perché altrimenti vado a rischiare che l'ordine di upload sia tutto sballato. Che chi se ne frega da un lato, perché comunque la il playlist la posso mettere in ordine come voglio io, o comunque uno vede i numeri e guarda, ma dato che ho dei problemi di, a livello di proprio interno, di, sono ossessivo, compulsivo, non riesco a sopportare il fatto che i numeri vengano... Uh, vengano mischiati. E quindi di conseguenza, se voglio dormire la notte, devo prendermi cura di queste cose e quindi va a finire che prima o poi mi dimentico di uploadarle live, però verranno prima, prima o dopo verranno messe. Comunque non so se hai notato la scelta dei termini di Odrak Demon che non t'ha dato la colpa perché ha detto oh, "Ciao ragazzi, vi sapete, siete grandissimi". Caricherete anche le missioni no, no, ma mancanti. È lui, che, è lui è che ha parlato al plurale. Però. È perciò che ho specificato la colpa è mia. Perché non voglio <ride> darvi colpe che non avete. Perché giustamente non eh avete sì, accesso alla macchina. Ma che quando non abbiamo possibilità di caricare al cucchiaio sul Capito. canale, quindi. Però in compenso sono tutte al sicuro nel mio hard disk eh, che si è già rotto due volte. Quindi vai tranquillo. Ah, ecco, no. stavo <ride> giusto per dirti che mentre lo dicevi mi stavo toccando perché. <ride> No no però no, scherzi a parte ho della roba importante di Manardisk da, da lavoro pesante quindi Sono un... oh, abbastanza tranquillo eh, Detto questo eh, Una Torniamo cosa Torniamo al nostro canale ecco Save no, grazie save per la <ride> <ride> Grazie save Un anno eh Un anno ha fatto save eh, sì. E bravo save anche lui Bravo ragazzi un anno che ha problemi, un po' di più perché conosce anche lo zio da più tempo. Oh, però le <ride> ha aumentati, diciamo, i problemi da un anno a sta parte. <ride> però no. le piadine, eh, sono buone. Cazzo, è la ma io, io non piadine. vedo. Io sono un amante Crescione. delle piadine e vado, e vado in Emilia Romagna. Sono, sono andato due volte in vita mia, e di passaggio. Andremo assieme, Fabio. Sì, sì, se se sì. Sai che dovevamo farlo, ti ricordi? Ma io faccio sì. una. Quando ci andremo, faremo una settimana di full piadine. immersion di piadine. cioè io, io voglio uscire da là con dei problemi evidenti alle arterie. Punto. distrutto? <ride> allora, sì, okay. sì. Qua? Non, cioè, è l'interno del muro. Non, non è. Ok. Se fosse una sorta di, di passerella. Quello giallo-dorato è il muro. Ok, ok. Non c'è una sorta e di passerella laterale o. Ma eh, fai una prova di saggezza. La parentesi, ho spostato il microfono, ora mi sentite mica meglio di poco. Sì, un po' un pelo sì. Sì, sì. È perché mi sono accorto che ce l'avevo messo troppo basso rispetto all'altezza della sono, bocca. Mi sono accorto che ho lasciato il microfono in sala, tipo... <ride> no, <ride> ce l'ho sulle cuffie, Non potrei. La colpa è la che dipendenza... Sala. Che mi state creando? <ride> Lo dico anche a beneficio di chi ci ascolta: se vi state immaginando da dove vi parla il master, immaginatevi che io ho una cucina che funge anche da salotto, come le chiamiamo da noi, non so se sia italiano, un genovesismo, è un tinello. Il cesso, una stanza da letto, fine della casa, 38 metri quadrati, quindi non posso lasciarlo in un'altra stanza a meno che non vada in cesso col microfono. E e per camera coside. da letto intende, intende sempre la cucina, cioè lui mette il materasso no, no, sul piano cottura. No, c'ho anche una vera camera da letto, piuttosto <ride> sì, no. che c'è il bagno comunque, ok. Sì, effettivamente, dai, dai. dormi e caghi, caghi e dormi, bellissimo. In cui qualcuno ha pensato bene che, essendo una casa così grande, il letto doveva essere matrimoniale, certo. Perché uno potrebbe viverci insieme. Taci che è meglio che averlo singolo, sta buono. Sì, sta sì buono. appunto. No, no, dormo inventiamo. comodissimo, ma eh, in no, due persone sarebbe una gabbia si per si uccelli, non una casa questa. <ride> no, due persone molto piccole. <ride> si <Sì>, due alfling, <ride> che ci possono vivere, cazzo. <ride> due persone molto piccole o una persona grande, tipo, <ride> basta. Taglia grossa, un grossa, appartamento taglia... da cattività praticamente. Sì, 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 proprio che ti incattivisce. <ride> Bravo, che sì, altro. hai ragione, è un open space, peccato che sia un open space grosso più o meno come la cantina dei miei, vabbè, ma non importa. Eh... Questo è quello che vi potrete permettere dopo anni di lavoro e sacrifici. Master 29 Saggezza. Mm. Mi sembra che ci sia un 2 davanti. Ci eh, ho provato, <ride> ci ho provato tantissimo. <ride> ma neanche, neanche se senza penalità... Beh, ora non ce l'hai la penalità, Cazzo, ma neanche con un 20 naturale... Potevo dire 19, vaffanculo. Era più credibile, in sì, effetti. Sì, sì. Vabbè. E no, ma comunque te ne rendi comunque conto perché è abbastanza evidente non sapresti dire se un tempo ci fosse una passerella o altro ma diresti che il, le condizioni del condotto sono così cattive ma vede, guarda, alzando gli occhi alla volta ah non ve l'ho detto anche se diciamo questa parte cioè il, dove c'è la scala è alta 6 metri la volta poi qua è più bassa 3 metri di altezza Diresti che il parte del soffitto si è crollata, questo ha reso da un lato, come dice, come pensava Gerard, sì, può aver reso il livello, diciamo il dislivello della conca del, del letto del canale più basso, ma ha fatto alzare il livello del liquame. Quindi se c'era un camminamento mh, è, è attualmente sotto il livello del liquame. Ho capito. Okay. Io vorrei, vorrei anche chiedere se mh, si muove l'acqua, se è acqua ferma, stagnante o se... No, no, l'acqua sta scorrendo verso il basso. Aaron che si è messo lì sporgendosi vede che stranamente, probabilmente perché a causa dei detriti... Fammi una prova ad osservare, Aaron, visto che ti sei messo lì, ma posso fare un tiro sopra il 10? È possibile. Ma dai, c'è il, bo il bonus e non è difficile. Ho capito, <ride> però mi preoccupo, l'acqua sta scorrendo verso questa grata. Guardando la grata, ti rendi conto che eh, dalla grata in sé è pochi centimetri l'acqua. Probabilmente perché i detriti hanno reso non più diciamo uniforme il canale quindi è probabile che davanti a voi ci sia una sorta di fossa ma che sia più basso in questo punto il canale vedi infatti che sono pochi centimetri che passano in quello che sembra essere un tubo fondamentalmente e senti tu quanti metri ci vedi? Beh, c'ho la, la torcia. E hai visione crepuscolare? Perché sì. Sei elfo, 15, vedi... Hai la torcia o la lanterna? La lanterna, scusa. Allora sono 9 metri Ma è cambiato il font? Mm? È cambiato sì, è il carino. font delle, delle misure? A me sembra sempre lo stesso, onestamente. No, anche io vedo uh. più bellino. È più oh. sottile, vero? Eh, io ho l'occhio per queste cose. Per le robe inutili, guarda che... Uh. In realtà gran ci grande. vedi esattamente quanto è disegnato, anche se non era voluto. Vedi che l'acqua passa per quello che sembra essere un, una tubatura proprio in, in metallo e c'è cioè una grata con un lucchetto. Entrambe, sia la grata che il lucchetto, piuttosto rucinose. Ok, allora mi giro e dico ragazzi. Vabbè, Lucius, do per scontato che sia sceso anche lui, no? Lucius stava leggermente dietro a coprirgli le spalle, in teoria non c'è nessuno. Ma aspetto di scendere nel momento stesso in cui non vedo minacce, avevo sempre l'arco in mano. Ora comincio a scendere, vedo che tutti sono giù e non c'è nessun pericolo, perché dall'alto è una cosa. Una cosa Lucius, fare qualche freccia. Dica. Abbiamo detto che ehm, Ages sta, sta davanti perché può vedere al buio sostanzialmente e si muove un pochino più silenziosamente rispetto a Wurrard invece sta in chiusura per me lo devi dire non farti problemi non farti problemi Garrard Garrard ma sai cos'è che mi frega anche è che è la stessa miniatura anche eh però è più giusta questa perché questa qua ha la barba rossa e sono rosso io mentre Wurrard non lo era Rossa. Beh, Garard ha occhio per vedere anche guardare alle spalle, però è un, uomo, è un nano da mischia. Io ho l'arco oh, mi conviene stare leggermente sulle retrovie. No, si discuteva sul fatto che eh, mi, mi chiamasse Wurard e non Garard. Ah no, no, quello sì, chiaro. <ride> no, io mi riferivo al fatto che tu chiudi la fila. Sì, sì, sì. no lui, chi, lui chiude <ride> perché anche perché nel caso abbiamo detto se c'è qualcuno davanti a noi, noi ci spostiamo e lui lo, lo No, lo... ma anche per un'altra ragione e la ragione è che se per caso eh, l'acqua comincia a essere più profonda, io perlomeno lo sai per ultimo. Eh, <ride> Ok, e poi, scusate, poi, ma magari ma dove è andato? Scusate. <ride> e vorrei annotare anche una cosa. Purtroppo eh, l'idea di mettere la lanterna attaccata allo zaino sotto non è possibile, immagino. Beh, la aggancio sopra. Si. La tengo in mano ci saranno dei moschettoni no, magari no, no però dei ganci dei <ride> sì, sì. Eh, ganci sì, dai, eh, si possono avere okay. me l'attacco sotto il mento tipo San Bernardo <ride> sai no? guarda eh, sì. il razzismo di Save che dice poi i nani sono tutti uguali ma no, mm. vedi cioè, Garret ah, è un nano da mischia, Wurrad sì. era un nano da minchia cioè Lì, <ride> lui si, sba si sbaglia con le nane si sbaglia forse Ah, parlando eh. di razzismo verso i nani, stavo già per tirare fuori una battuta stai tranquillo che tanto gli stronzi galleggiano però mi sono trattenuto <ride> eh, madonna così <ride> <tanto>? <ride> <ride> ma così tanto quale cattiveria, cattiveria <ride> poi che battuta so. elfica La violenza. allora master, master se, senti qualcosa cosa ti convino eh, qua abbiamo detto che dovrebbe essere più basso in teoria ok acrobazia per saltare Comunque, qua da lì guardandoti guardando anche dall'altro lato visto che ci vedi un po' ti rendi conto che qui c'è un'unione con un altro segmento della tubatura e ti rendi conto che probabilmente un tempo qui era eh, questo tratto del condotto dove siete voi ora era fatto per essere un po' più inclinato perché vedi che qua fa proprio mh, tipo come se. Sì, anche se in realtà scorre piano perché con tutti i detriti sul fondo rallentano il flusso, ma ti rendi conto che il è più condotto era fatto... Sì, esatto, è più veloce qua, per cui ti sembra essere più calmo. Mm. Io dico Aaron, puoi guardare sta parete qua? Ha tipo delle crepe, dei buchi da poter scalare per arrivare fino qui? Ma che scali? cioè non è che è così alta così tanto infatti devi scalare in laterale non in alto l'acqua non è così alta da dover scalare e poi te beh, lo però... vedi te, te lo vedi Garrard a scalare beh in effetti e se ci leghiamo tutti con una corda che andiamo a fondo assieme a Garrard praticamente <ride> sì. è un'ottima idea cazzo cioè scusa, comunque, ma... comunque scalare ho un bellissimo uno io eh Dici magari, ti, magari ti dice culo, no? no considerando <ride> che ho un meno 4 di malus. Ah, e... beh, che certo. stai in cima incordata allora, dai, hai Capito. Ascoltami, acrobazia. Aaron, fammi sì. acrobazia è una prova di equilibrio. Per mm. lo meglio, sempre, sempre sotto al 10. Ecco, questo 11, attenzione. Con un, eh, un adro salto acrobatico salti dall'altra parte sollevando pochissimi schizzi atterri in quello che sembrerebbe essere 20-30 centimetri di liquame in punta di piedi su quella che senti essere un detrito del soffitto, ov ovvero una roccia. Mi giro, faccio, e guardate tutti la live per capire, faccio questo gesto E dico i tiranos. Cosa? Oh. Che roba è? E Aldo e Giacomo degli anni. Ah, raga, raga, raga. Esatto. Gli e signori I bulgari. Allora. Come mai ti Master, mi fai cosa, Mi quindi. puoi spostare i, cioè, il pallino verde di merda e non riesco a, a ruotare. il Personaggio perché? Di... <ride> mm, no, no il che parte? Ingrandimento lo abbassi. Ah, vabbè, ma che. Eh, lo so. Anche sì, vabbè, l'interfaccia di Roll20 è quella che è. Cioè, ma davvero, soprattutto eh, io ho e... avuto questo problema capito, e l'ho capito che facendo così si risolve. Vabbè, io piano piano con i piedini sondo il terreno fino ad arrivare qua. Ok. Illuminando... Qui ti rendi... In questa zona ti rendi conto che è 20-30 centimetri la profondità del liquame. Guardando nel tubo ti rendi conto che ci deve essere un... Uh... Un, un salto alla fine del tubo. Senti anche il rumore del, del liquame. Oh, ok, quindi Spera qua c'è uno strapiotto. Te lo, lo illumini un attimino. Che tira, no? Ah. Ah, ok, quindi questa questo è ancora parte del tubo. Eh, qual è il tubo? Ok. E, e dopo praticamente vai a sostituti. Ma dal rumore senti che lì cade, però fai una prova ad ascoltare. 20 Giudicare dal rumore deve essere bassa la cascatella perché fa subito il rumore di impatto liquame per cui non pensi che sia una grossa altezza, ti resti non più di uno o due metri. Una domanda: la direzione che sto prendendo io è quella che sì. esce dalla città o entra? Ah, e in realtà, in questo momento stai andando verso sud ma vanno dato un cioè avete Iben ha assegnato a varie squadre vari punti del che sono stati individuati questo è più o meno nel... nel nella parte centro occidentale della città Ok. la galleria in teoria dovrebbe essere a occidente quindi non è un brutto punto per cominciare a cercarla. Ok, provo a scassinare le serrature. Tira. Ragazzi, qualcuno okay. ha preso una bussola? Mm, no. no. Vabbè, ma se facciamo il discorso lì del segnarci. Ho un, masqua, no? ho un gessetto anch'io nel caso dovesse servire ho anche addirittura una campanella che bello è un amo il... da pesca il lucchetto sembra essere molto arrugginito ma sembra anche essere un lucchetto piuttosto semplice che cede facilmente alla tua perizia ladresca e vedi che si apre ok lo, lo lascio sai cosa faccio? Ap, cioè apro, sì, apro la, la, la chiusura ok della, del, del, della porta in sé della griglia e okay. richiudo il lucchetto sull'anello a quale si attaccava di modo che nessuno può chiuderci dentro in maniera così semplice va bene cioè dovrebbero scassinarlo prima però vabbè giusto per aggiungere una roba in più Ehm... e grazie beh. Ah, no sugli elementi della mappa non lo posso fare almeno che non lo porti a e, uh... e a questo punto manco bene ottimo non è servita un tubo giudicando, giudicando eh, eh, provo, provo a aprire piano 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 eh, fa molto rumore eh sì, i cardini sono molto arrugginiti e senti come, le, come tocchi la grata per aprirla, senti il casco... No, 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 mi fermo, non lo faccio. Eh. Cioè, voglio solo. ho fatto appena appena per sentire se comincia a fare rumore o no. E diresti che è molto arrugginita, è molto rumorosa. Okay. Torno indietro, cerco per terra dei, dei, dei pezzi di detrito che posso spostare per agevolare il passaggio. Eh, vuoi qui. davvero immergere le mani nel liquame per cercare a tastoni un, un, un sasso? Beh, coi piedi non, non sento. Proviamo a andare dall'altra sì. parte. Tirando calcetti qua e là senti come lo vuoi il detrito. In che senso, come lo voglio? Che dimensione? Beh, un qualcosa certo. che possa permettere di, di, fare <coughs> di fare il passaggio qui, insomma. O qui, to qui magari che è più corto circa. D'accordo. Fai una prova di cercare. In teoria, non dovrei avere problemi. Stiamo dargli una mano da ah, vedere. Non ha alcun questo. problema. Io <ride> 27, la lasciamelo, lasciami questa piccola gioia. Almeno sul cercare. <ride> sono un ladro. Sì, senti coi i piedi un, uh, un bel masso. Che potresti usare? Il vero problema è che un bel masso potrebbe richiedere un po' di forza. A spostarlo. Allora, sai cosa faccio? Dai eh, cosa faccio? Vado via, no, è vero. Eh... Fammi controllare la roba che ho un attimo. Eh... E che ora ti do il masso. Eccotelo qua, che bellino. Posso provare a usare il sì. mio arco come leva? E ci puoi provare eh, Certo che ci puoi Cioè non penso che si spezzi Dio santo cioè, Tu arco vedo... magico? Sì Credo okay. mm, equipa... Armi Arco lungo composito mm. Vabbè Cioè se vedo che è troppo Lascio perdere Chiaramente no? Beh, fai una prova di forza eh, il problema che è che c'hai malussi o sì, a forza. Vediamo... 10. Credo. Sì, 10. Facendo leva con l'arco, no, stando attento a non, eh, a non forzare troppo per non eh, rompere l'arco stesso. Vedi che comunque si si muove il masso, non di molto, ma l'hai spostato. Se ti lanciamo un rampino e lo laghi intorno. Mm. Ma non ho capito l'intento, io scusami. Eh. L'intento è. Vuole, vuole usare i detriti per perché davanti a voi è piuttosto è o, oltre è circa un metro se non di più il, la profondità mentre qua è più è più basso il livello perché ci sono detriti su cui camminare vuole spostare alcuni dei detriti sul fondo per fare una sorta di passerella mm. Mm. comunque il masso non è visibile fuori dall'acqua No, è per darti un'idea di dove l'hai spostato. No, 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 ok. Eh, vabbè, eh, lo rifaccio fino a che lo sposto dove, dove voglio. Quindi non so se ti devo fare più di una prova. No, <coughs> no, ci metti oh, qualche minuto, ma alla fine lo sposti, lo sposti, diciamo così. Ok. Dico, Lu Lucius, eh, vieni tu per primo un attimo. Ok. Scen dove sono? Già scendo dall'escalinata, quindi cerco di... Attraversare la zona un po' più difficoltosa, devo fare una prova di equilibrio. Ok, vabbè, aspetta, allora facciamo così. Lo, lo, mi metto qua e lo. vabbè, adesso sono sotto al masso, però lo, lo, lo aiuto. Gli do, okay. gli, do, gli do il braccio e lo, appena, appena fa il passo con la gamba sì, lo, scusa, lo tiro. non sono messo male. Comunque, se mi dai un più due, fai una prova per, dare, per centrare un 10, no? Se ti lancio un rampino e facciamo una specie di, di ponte di corda per tenersi aggrappati, È una prova di contatto in mischia. Maldorin. No, 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 una tu tieni di... un capo della corda. Maldorin, va bene com'è, fidati, perché sì, se no perdiamo tempo per niente. Ragazzi non sono un gatto di marmo, eh. Comunque. Vabbè, comunque Lucius proviamo. Se tu fai una prova di equilibrio, Aaron mi fa una prova di contatto in mischia. Ok, la mia prova di equilibrio è già un bel 15. Ma senza alcun problema Lucius aspetta che questo coso deve stare nel layer della mappa perché sennò sta sopra di voi. che okay, hai ritirato Lucius? Non so come mai mi è, mi è scappato da solo perché io ho spostato la pedina. Vabbè. Vabbè, non ha importanza. Meglio così, senza, così. Ne, senza nessun problema e con Aaron eh, che ti afferra anche saldamente la mano. Riesci a trovare con un eh, semplice saltello il, eh, il masso che lui ha spostato e ti rendi conto che l'acqua t'arriva un po'. Ti arriva più in basso della vita, ti arriva più o meno alla coscia. Ho detto acqua, ma non è acqua, c'è anche acqua. Diciamo nell'iquam, ma arrivi lì e attraversi, per la sua lunghezza il canale, ti ritrovi in acque. A minor profondità, diciamo. Uh, ok dico Lucius vedi questi cardini mi ricordo che tu l'altra volta uh, avevi fatto muovere quella pietra al... <coughs> scusate al... alla... alla piramide senza uh -huh. fare troppo rumore avevi usato una sorta di in... incantesimo allora serve per creare silenzio oppure per un movimento a distanza perché io ho la possibilità di utilizzare una mano magica che no, ogni... semplicemente ci sono no, i cardini vuole che scricchiolano. Fanno meno rumore. I cardini scricchiolano, ah. quindi se, se puoi. Ok, ci penso io eh, a bassa voce, visto che devo lanciare con la mia componente vocale il mio incantesimo, eh, mi copro la, la, la bocca, ma comunque recito con attenzione le parole magiche per evocare prestigitazione, e poi con pazienza mi metto a ungere con l'imposizione delle mani appunto e le zone, della, le grata. zone della, della, della grata che hanno bisogno di muoversi le zone mobili d'accordo ungi i cardini della grata ti sembra che adesso dovrebbero fare meno rumore perlomeno sei sicuro di averli unti ok eh, dopodiché Potrei allora, immagino che nel, nel, ci sia una prova di abilità da parte del mio compagno nel cercare di svolgere questa azione con il più, in modo più silenzioso possibile. Tastiera, tastiera, c'è qualcuno che eh, sente la tastiera, ok? E quindi mi metto lì al suo fianco in ogni caso, perché se ci fossero delle dei, dei pericoli, mi preparo con l'arco nel caso arrivino delle minacce e gli dico: agisci pure. Io cerco di coprire le spalle. ok Quindi apro. Ok, io tengo l'arco pronto. Via, prova busta. Ok, eh, Lucius, spostati. Se no, ti tiro la, la grata perché... sulla fronte. fatto. <ride> la, la posso muovere, farà un po' cagare come effetto, ma perché non ho trovato un'immagine di grata aperta? Quindi semplicemente. Eh sì, la, la giri e la metti. È basconale. No, è perfetta È perfetto. Va benissimo. Bellissimo, bello, bello. Lasciala anche solo così, anche solo che c'è il passaggino, no? Beh sì. Il, e... il passeggino sì. Allora, Lucius, diamo una mano, magari tutti e due, a Vurrad. Sì, 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 sì. Va bene. Andiamo a dargli... A Garrad. porca troia. Ah, sì. <ride> non è possibile. Al nano, no, al nano. Al nano. Basta. Lo chiamerò nano da adesso. Impacto. Nano, nano. Ok, forza, dai, ragazzi. Intanto quelli più agili possono già muoversi. Oh, eh, mi fa vedere che si ah, muore per ultimo. Sì, sì, sbagliare. ma, ma fuma facciamo fuma così: esatto, la texture. Esatto, ecco, eh, perfetta, esatto. Allora facciamo così: Aggiers Seridan. Eh, poi. Garrard gli diamo, gli diamo una corda a cui attaccarsi e in tre teniamo, teniamo la corda dall'altro lato, di modo che... Perché vorrei evitare a Garrard di, di andare con la faccia nella merda, onestamente. Mm. Tutto lì. Quando Grazie. basta questo piccolo accorgimento. E ti ringrazierei Quindi ti, porgo a Lucius... Ah vabbè, è tornato di qua. Ok, lancio a Garrard la corda. E faccio, okay. faccio passare gli altri due di qua. Non è messo. Se stiamo di qua, la teniamo tirata per fargli tipo da. Guarda, piuttosto, Infatti... sai cosa fai? Al, legala alla, alla scala. Poi la corda La lasciamo, ah, qua, la lasciamo qua per dopo. Vabbè, sì. Facciamo un modo. Da... Come passamano, la puoi usare come passamano, ecco sì, sì. Chi è la corda? Mia. Le brutte la ricompro, nel senso. E devi fare utilizzare corde per fare il nodo alla scala, in credo. In inglese, Ma il master c'è? Use rope, si rispondevo un attimo a Kala Chat, Scusa, ah, no, 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 è per capire. Eh, vediamo quel. se utilizzare corde ce l'ho alto. Basa sulla destrezza, in teoria. usare corde, beh c'ho 5 è già il mio risultato te lo dico subito beh, vado sospettando che Agers non sia capace di usare una corda considerando che non è eh, compito lo... suo ci sono io, riesco anche io a utilizzare corde. vai vai Eridan Ai. Vai. Ai. in teoria dovresti anche avere empatia animale ti ricordo eh, però. <ride> molto in teoria Voglio sapere il risultato eh? Diccelo perché non lo vedo io 12 in tutto Benissimo Dovrebbe essere sufficiente in realtà e In effetti sì lo è uh, Ok L'altra parte la tengo La tengo Vediamo io e Lucius credo Comunque prima Agerseridan passate di qua uh -huh. Presa stretta Passa prima a te di la corda io e Lucio stendiamo la corda corda per tirare equilibrio si appena lo trovo un attimo cos'è quel è una corda penso la corda non è uno sputo eh, non, no, non, sputo, non sto sputando legata è legata al è legata è alla la scala eh, alla barba alla mia barba alla ah <ride> scusa <ride> ho capito ho capito male scusa adesso Aaron mi tira e mi proprio mi la lancia Si, si, no no rossa un fa sbagliato perché sai inglese è tumble tumble sì. Acro... no tambo è acrobazia ah, acrobazia sì. balance equilibrio balance è equilibrio. equilibrio secondo sì. calcola che Agers starà utilizzando anche lui la corda per aiutarsi si eh? si sì. sì, bonus li tengo io eh sì. D'accordo, senza problemi ce la fai. Hai un meno uno? Agers? Eh, Apparentemente. Sì. Che miseria. <coughs> mm -hmm. Mi tira okay, in giro... No. Cioè tu non hai bonus di destrezza. In teoria eh si. Sì. Eh, so allora so. perché non si somma alle prove di equilibrio scusa? La domanda. controllo voi fate vieni Eridan vieni magari intanto oh. Agers si aggiunge a noi a tenere la corda per... perché mi luce prima a passare Gard che così nel caso ah, succeda ecco. qualcosa qui riesco a fare qualcosa da questa parte ok eh, teniamo la corda Gard mm. Dai la manina a A parte che uh, ha già la fai corda Fai una prova di saggezza ah, proprio così, Ah, sì. eh, Arrivo Non ha le gambine non, lunghe non a non sufficienza ero, Non ero pronto eh. Secondo me non ha le gambe lunghe a sufficienza Ecco, Lola. Mm. ecco. Senza problemi Ok Uff. Master okay. Mi, viene, mi viene un dubbio Il gap È troppo lungo per far sì che lui riesca a mettere i piedi sul masso. Eh, non è quello il problema. Sarà Ma nel senso può fare un saltello. Non è... Sì, non è così. Senza fare prove. Chiunque può fare un saltello di un metro e mezzo. Però ora ti... Non è quello il problema. Ora farò la prova di equilibrio e vi stupirò. Sì. Sì o no? Spero che tu ti regga bene alla. Beh, ha attaccato una corda. Sì. No, ma io ti stup mi stupirò con i miei bonus. Vabbè, eh. ah, la corda, Siete, corda tutti pronti, no? sì, sì. Siete tutti pronti? Volevamo stupirla e stupirla, eccolo qua. Vado! Madonna! <ride> però, ma. Però, ma. Però, col <ride> nostro. Meno più, sette, con il nostro più 2, però, in teoria. Dovrebbe essere sufficiente. Ho fatto 14, è bellissimo. Eh. Bravo, Nonostante rischi di scivolare... La morte. Tipo. Malissimo in acqua. <ride> reggendosi alla corda e con voi che l'aiutate aiutate, Gard riesce alla fine ad atterrare coi piedi sul masso. Si accorge troppo tardi che comunque il livello del liquame è troppo alto per evitare di pucciare la sua meravigliosa e fluente barba. Nella no! merda, era, que era per questo la prova di saggezza. Era un disastro, guarda, ce l'abbiamo messa tutta. No, è impanicato. Sono impanicatissimo. Eh. Allora, prendo, cerco con la mano di raccoglierla in qualche modo e me la tengo stretta, stretta sotto il mento. E guarda, più. guarda, mi sento in colpa. Strappo un pezzo della. Cioè una, dovrei avere una coperta invernale, qualcosa del genere. Aspetta, ragazzi, io ho ancora precisazione attiva. Lo posso dire tranquillamente, pulire. Ah, senza per... imbrattarmi, per... fanno shampoo. Gli faccio. Ti prego sì, sì, posso la sola impunizione delle mani. Ma posso, posso farmi canza. uno shampoo S se puoi, al volo, così <ride> dai. Eh, balsamo memo eh. vado dai. <ride> ok. Ci metti pochi secondi una dozzina e ripulisci la barba oh, di garra. Ringrazio Lucius tantissimo. E eh, visto che Aro mi ha dato questo. Cos'era? Uno straccio? Cos era? Sì, un pezzettino di... Io mi immagino Garrard in questo momento con un'espressione kawaii all'ennesima potenza, tipo se proprio nei cartoni animati giapponesi gli occhi a cuoricino... No, 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 Devi no, infatti... vederla bella pulita... Era impanicatissimo. E niente, comunque la... la... Con Quello straccio cerco di raccoglierla e in qualche modo me la leggo. Tipo a modi come quelli che fanno con i capelli, no? che si tengono in ah su sì, una coda. Guarda, visto oh, che ho prestigiazione attiva, cioè, ti, ti rifaccio anche le trecine nella barba. Se vuoi, mm -hmm. barba, capelli, servizio completo, okay. eh, lo aiuto in modo che la magia possa essere mia servizio, servizio completo porta. con <ride> prestigiazione <ride> attiva. <ride> insomma Belle! lì sono talenti Ho proprio in più con la sola eh. in posizione delle mani pro raso dai vabbè okay, figaro mi farò chiamare Bardo a domicilio <ride> esatto il vostro bordo Lucius sì, <ride> ma, Lucio, non Lucio, hai ma, ma perché c'hai le mani appiccicose ora invece <ride> eh. no no ma le mani le posso pulire quando voglio eh, allora dai Procedo e una volta che Garrad è pronto per una serata di gala, possiamo proseguire. Sì, eh, lui lui, lui è, un, è un bardo ba barbiere, quindi è un bandiere. Lui, oh. ba un barbiere, un barbiere, un sì, ah, la barbiere so. anche, volendo. Sì, e quando tira cose pensa è un bombardiere. Pensa, e eh, vabbè, niente. C'è ancora Eridan comunque di là, eh. dove venire. Credo. Eridan, lo lasciamo lì dai. Eridan, ce la fai? Garrard, tieni da te la corda adesso con Eridan, che basta e avanza a te. Mi sa. Ok, tengo la corda. Tu sei lì io dove passo? Effettivamente. Però vabbè, Ades dovrebbe andare un po' avanti se puoi spostarti. Anzi, agest già che ci sei, entra tu per primo qua. Okay. Madonna. <ride> che, se... Che, se non si si... che se non si può passare almeno andiamo dall'alto Vai, vai. Sbircio. Pena Dai, lancio il... Ibrio. Mi sporgo. Alla Metti avanti. il piede in quella sporgenza là. <ride> la forma di uh. culo di boffetta. la grande. Non credo. Ok, Ager, se tu arrivi al uh, bordo del... Uh, del, del tubo okay. ti rendi conto che c'è un salto di circa un metro e mezzo Pazzo. prima di, di che fa il liquame prima di gettarsi in un uh, fiumicciatolo di liquame molto più basso infatti vedi, vedi le piastrelle sul fondo su un condotto che sembra essere meglio tenuto di quello dove eravate anche più grande ok posso pensare che dall'altra io... guardando dall'altra parte vedi che la tua vista arriva fino all'altro all'altro muro vedi che qua c'è una, una scaletta che però sembra essere rotta era di metallo come quella da cui siete scesi ma vedi che il eh, non porta più da nessuna parte perché a una certa altezza si interrompe eh, e i, I gradini rimasti di questa scaletta di metallo sono praticamente fatti solo di ruggine Da un certo punto in benissimo, poi vedi solo benissimo. qualche moncone rugginoso infisso nei mattoni del condotto Il livello dell'acqua quant'è comunque? Il livello ah. dell'acqua come ho detto ad Agers sembra di pochi Stanza centimetri okay, Vede tranquillamente giù. il fondo Ok, salti giù. Volevo osservare se c'era qualcuno prima, probabilmente ma non vedi niente da lì. Mi sporgino 9, 3, 6, 9, un attimo che ti Falto illumino, aspetta, 3 9 che vi illumino. La situazione, no, la sto scuotendo invece di illuminarla. Arrivo subito, ragazzi. Un buone, secondo. Buone, Vado buone, a fare buone, la pipì. Buone. No, a ste ore, eh oh. Mi dici di bere, io bevo e poi piscio, non è che. Eh, ok, vi ritrovate Tutta in biscianza. un eh, condotto più grande, come dicevo. Questo è largo 7 metri in larghezza ed è alto 6 metri in altezza. Vedete che il, fiumice, il fiumiciattolo di liquami finisce dentro una grata. Un condotto che probabilmente scende perpendicolare nel terreno, e da qui sembra arrivare, cioè da qua il arriva. ovviamente scorre in questa direzione: ah, ok, grazie. Quello che stavo per chiederti, Bene, io per 18 metri vedo qualcuno, qualcosa sento. Ok, qualcosa. 18 metri di I 9 metri sono. È normale anche nell'oscurità magica, 18 metri la scurovisione. Ok, mi fai una prova di osservare. Ti faccio anche una di ascoltare così in caso sento qualcosa. 19 la prima, 6 la seconda. Vedo bene, ma sento poco. Allora non senti una mazza, in compenso ci vedi abbastanza bene. Vediamo quanto Anamente. bene. Aspetta un attimino. Un attimino Qua Eppure con comodo aspetta io faccio una cosa tutti via no più che altro visto che avevamo la corda qua voglio vedere se si riesce a legare la prima barra del cielo così almeno se torniamo ce l'abbiamo qua subito. Mm -hmm. Dipende quanto è lunga la vostra corda. È quella standard. Penso che, sia, che sia, sia una standard. corda normale di 15 metri Penso. e non hai alcuna difficoltà a farlo, domanda. E Quando quindi potrebbe sei. tranquillamente arrivare fino qui. C'è qualcosa a legarlo? Sì, però no, il... no, no, è, è legato al piano della mm. scala. No? La mia no, cosa vieta, è: visto, visto che la corrente va verso il basso, vorrei che ci richiudesse il cancellata dietro di noi. Così ah, io tengo la corda attesa dalla scala alla gratta in modo che anche con la corrente, anche se vengono più detriti, non Sissime. ce la chiuda. In modo da tenere il passaggio. Che in modo che i detriti non ce la chiudano e che siamo bloccati. È una prova di utilizzare corde per fare il nodo aspetta un attimo che mentre lo fa magari fa anche questo mm, vorrei che legasse qui e poi continuasse la corda e finisse giù qui perché io sennò cioè, quanto un ah, metro e mezzo in sua, eh, no, ma io la in corda più. ce la dovrei avere in casa ma anche per scendere io sono è un, metro sì, la, è un metro e mezzo che un metro e mezzo metro e mezzo anche per noi ci sono addosso prego questo intanto per Ok, riesce a fare un, uh, un ottimo nodo e a fare in modo che la corda possa proseguire tranquillamente per i suoi 15 metri totali. Perfetto. 6 e 6, 12. Eccomi, scusate. C'è tantissimo da scialare ma ce la fai benissimo. Ok, vado giù anch'io allora. Sono qua. Così possiamo anche farci giù per la corda senza saltare. Ah, dicevi Master ok c'è il condotto ah, qua okay. avevo da rispondere a eh, ti spieghiamo velocemente Cosa? abbiamo legato scala cancello e questa è la corda che tira giù così Wurrad riesce a scendere senza problemi Garand. In caso. Garald scusa se almeno ah, se torniamo sì. indietro possiamo scalare abbiamo la corda da utilizzare ma ti porti a chiamarti Marco per Basta. dire che è un po' più diverso da Wurrad eh. Marco Mac no, <ride> non era bello per nulla ti chiami Donalds Mac no? Oddio vado via ma questa è una scaletta oh, che no, sale nato, in su se scendevamo piano di... che ci è rotta non no come ho raccontato a lui è rotta come dice Dark Souls il marching genio non funziona vedete che eh. quelli che hanno una vista migliore vedono <coughs> l'acqua sembra l'acqua i liquami sembrano raccogliersi un po' in questa parte qua ma fondamentalmente arrivano dal condotto da cui state arrivando voi dopodiché sembrano un po' ristagnano qua e un po' si dividono nelle due direzioni andando a queste vero. due andando a scolare in queste due boccole di scolo che non sapete dove vadano ma vanno verso il basso Agers, con la sua scurovisione, vede che il, il condotto qua fa una curva ed è asciutto e vede dei grossi funghi nell'angolo. Posso tirare delle conoscenze su quei funghi? Assolutamente sì. Arcane, piani? Aspetta, che arrivo anch'io. Arborista. ci vorrebbe una prova... Che che sta adesso torna lucius ha uh, riavviato lucius ah ok mi ha preso un colpo devo essere sincero Allo giù. aspetta porgo anche qui e guardo ok sporgendoti Questa per i tuoi 10. 18 metri sono messo lì ma mi sporco diciamo vedi il, eh, il condotto asciutto a parte un mm. po' di muschio sì, sporcizia eccetera Però che mi si illumina proprio 18 metri mm? tipo l'aria così no per favore evita no no, no. per dirti è diventato tutto Questa rosso Dangerous. Eh, per i funghi conoscenze arcane funzionano se sono di qualche tipo mm, no Quindi, non hai conoscenze natura piano se vale per questo piano materiale no. user was moved to your pronto ok si sì, si sì, c'è c'è ora vi sento ah, dai okay. Mi sono arrivato Mi qua davanti master. Vi raggiungo? Non c'è più nessuna... E di liquami che scorre dall'alto e finisce in un'altra boccola E Eridan, tu volevi fare qualche prova? Sì, di conoscenze in apprara sui funghi. Però ragazzi non muovetevi tutti assieme, capisco che ognuno di voi agisce ma io non posso gestirvi tutti assieme, uno per volta. Stateli buoni che sta agendo Eridan. Ok eh, no. No, è, un, è complicato perché devo illuminarvi nelle ah. zone del dungeon e dirvi quello che succede. Questo perché non prendiamo il premium? Se prendiamo il premium mm. ci sono le luci dinamiche. Che bello. Ok, sì. Eridan. Eh, quanto hai eh, di iniziativa tu? la stella sei 6 punte questa Eridan? pronto? È morto. Eridan è morto? Eridan? no, sto parlando delenosi. oh guarda non ti sento mi, mi ha sentite? ha detto che è pronto ora sì. dicevo ah, okay. quanto hai no, di stavo iniziativa stavo parlando e simpaticone. simpaticone e non ti abbiamo <ride> sentito quanto hai di iniziativa? <ride> guarda il nano si è voltato e eh, gli vai incontro Iniziativa. tra l'altro. La più 3 cancellazione Dai, fammi una prova di destrezza! Oh. Eri Tu ti avvicini per osservare meglio i funghi e fai un salto indietro urlando perché ti rendi con perché ne riconosci la qualità e ti rendi conto che tra quei funghi che sono per lo più innocui ce n'è uno che innocuo non è per un, un tubo ma è anzi un timibile fungo viola un predatore delle delle caverne delle cose e dei luoghi sotterranei e Visto che sei l'unico che l'ha riconosciuto, tu e lui potrete agire nel round uh, di sorpresa perché il fungo si spaventa del uh, tuo movimento. Tiratemi tutti l'iniziativa. Porco Clu. Io pensavo che si dovesse combattere contro i funghi solo nelle piscine pubbliche, anche ma non eh, solo. Ma qui è peggio. Comunque, 29. Però bella questa. Eh, insomma. Ogni tanto mi ricordo ancora come si fa lo youtuber streamer. Se mi va male contro gli animali, vediamo contro i vegetali mobili. Ma che nino, perché hai scritto solo Lampedusa? Perché sembra una... una, una Terrore e tragedia Lampedusa? Sembra una medusa. Ah. Credo. Lampedusa, volevo. Okay, io con la è Lampedusa in italiano, è Lampedusa. Sì. Quanto c'ha di iniziativa questa cosa? C'ha meno uno, beh, bello. beh ottimo. Cazzo, Cacchio. quando uno tira 20, anche eh, ti E 20. il mio, Me ne parliamo? Quanto hai di iniziativa? 2 beh, dai, non, non è meno uno. H almeno 3. Allora, fatemi un attimino copiare i vostri risultati. Allora, abbiamo A. Ager. Si tirato 26 di iniziativa. Eh, beh più eh, 6 vuoi metterlo? vale di iniziativa ah, hai più 6 è di iniziativa Acerz iniziativa migliorata eh Un... ah, ho non dimenticato di marcarmelo sul programmino vabbè poi lo correggo ieri danno ha tirato 18 Puta a caso, che devo usare, usare il tuo PG il Master per una sessione almeno. Ah, Sa. Carta fatto. E se 7, vuoi, Metalink sono a tutti esattamente 22. E mi manca, direi, Lucius. Eccomi. Prova Iniziativa. di. Iniziativa. Iniziativa, perfetto. Adorabili fogli cartacei, ne vado matto. Allora, destrezza. Molto bene, anche noi. Anche, noi. anche voi, immagino. Sì, matta è la parola giusta proprio. Eccolo qua, un simpatico 8. Eh, sempre meglio di un 7. Sì. Ok, che madonna Quel 26, Agers. Sono. Adesso vedi quando colpisco. Uno. Eridan, a parte lo spavento iniziale, tu sei l'unico che si è reso conto della minaccia. Mi scuso se ovviamente il, la miniatura che ho trovato per il fungo viola è quella che è, quindi non sembra minaccioso quanto è in realtà. No, sembra più un pene però. Eh, lo stavo <ride> dicendo, non volevo <ride> Eh, lì. vabbè, ragazzi, senza la versione. Allora, o uno minaccioso. le compra le miniature cioè, perché è... te le vendono, sti maledetti. È un, un pene pen arrabbiato. Quelle free che trovi in rete sono quello che sono. È un pene arrabbiato comunque. Eridan, eh, tu e il fungo avete e adesso sono il, eh, davvero cazzi ragazzi. ecco sì <ride> <C 'è ride> anche gli spruzzettini evitiamoli per favore dello stesso fungo. colore tra l'altro, questo è arte eh sì non sì. oh, voglio colpevo, eh, eh, sì. eh visto che è round di iniziativa è un'azione parziale che puoi fare subito Eridan eh, parziale cosa vuol dire? E me mentre un'azione regolare è fatta da azione standard più movimento, questa è solo l'azione standard. E se la usi per muoverti, puoi muoverti. Se la usi per no, caricare, e... non carichi al doppio della tua velocità, ma alla tua velocità base. Ma altrimenti è solo un'azione. Quindi io che posso due. fare come azione gratuita estrazione rapida l'arco. Certo. A, e, e tirargli. E col, tirare con la freccia. Assolutamente sì. è quello che fai. C'è una domanda per te, master. E... Il fungo è una creatura presente nei manuali di DD come le talpe psioniche. L'introduzione del master è nel manuale base, manuale dei mostri 1, fungo viola, pagina 107. Traduco per chi non esatto. ha sentito Adgers, pagina 107, pagina 107. a memoria. Li invece agers in è sottotitolato alla pagina 777, 777 del Media Twitch. Tirato <ride> <ride> oh. 13 per un danno e non ci crederai, ma contro questa creatura dalla temibilissima classe armatura lo colpisci. Uh. Ah, uh, classica e... cosa, vedete le barre? Ah, uh, sì. Sì. Per un potentissimo Posso... danno che a malapena lo graffi, ma... Cosa so di questi funghi? Allora, la tua prova di prima era un bel 20. Sai che sono creature vegetali e non ha nulla di sovrannaturale. Sai che bisogna stare attenti ai suoi tentacoli perché sono velenosi e la creatura ne ha ne ha quattro. A parte questo è un fungo. Caccia solo normalmente quando per mangiare e normalmente non, eh, non attacca grosse prede. Normalmente caccia ratti e insetti. Li ammazza lì col suo veleno, dopodiché semplicemente assorbe i nutrienti dal cadavere in decomposizione. È un vegetale. Allora. Da una sua mobilità. Nonostante fosse lì bello, fermo, innocuo a farsi gli affari suoi, sai che si muove. Eppur si muove anche se è molto lento. E ovviamente combatte anche quando si sente minacciato. Probabilmente la tua reazione, la tua reazione iniziale l'ha spaventata. La descrizione è: questo fungo di dimensioni umane ha quattro tentacoli simili a viticci e una piccola massa di appendici simili a radici alla base che gli permettono di spostarsi lentamente. colorito varia dal porpora al grigio scuro o violetto coperto di macchie porpora mm. commentario proprio okay, sì. allora sai che il suo veleno è abbastanza pericoloso eh? ok allora avviso gli altri che ho scoperto che in mezzo a questi funghi visto gli dico azione ci cioè ha attaccato un fungo state lontani che è molto velenoso co con i tentacoli Veramente sì. mi permetto di correggere il nostro ranger che tecnicamente tu hai attaccato il fungo. Okay. Non il fungo okay. voi. E eh vabbè, in effetti. Ma trifolato è buono. Cioè, se è un attacco a vegetale, praticamente. È velenoso, è velenoso. Cioè, è come quello che va il fungo... dalle api, no? E va lì e comincia a rompere Rompe i tu, coglioni, tu, sì, tu, sì. E dici, mi, esatto, stanno esatto. "Mi stanno attaccando, mi stanno attaccando". Ah. Il fungo Eridan non la prende benissimo. Il suo problema è che gli sei andato troppo distante per <ride> poterti caricare perché lento come. come solo un fungo che si muove su piccole radici. Potrebbe essere per Quindi cui lui si è accorto Comin... solo di me. Comincia a parlare, eh? e dice eh, no, ma, ma quando tu quando hai aperto, ti attaccato. prendo. Vedi che si sposta qua, non credo assolutamente che queste creature parlino, no, non ha nessun organo per poter parlare, nonostante... Ma un organo ce l'ha ma non parla? Mm. No, infatti poi direbbe solo che minchiate perché... Eh, <ride> ne convengo, <ride> ne convengo, <ride> A posto. Appunto, ok, primo round regolare il primo ad agire è Agers. Perfetto non ho capito deflagrazione. niente, Deflagrazione. Ok, Power Attack. Bonus 1 perché è 9 metri, vanno più 1 e via. oh la la Cazzo, sei riuscito a mancare un fungo di dimensioni umane? Cazzo. Mm. Mm. ecco. Di dimensioni umane mi fa ancora più paura. Detto così, eh, lo vedi. Sono grossi funghi eh appunto ma ce ne sono altri che sono lì che stanno aspettando di muoversi so. Eridan mm. ne ha visto uno che... mm. e... ah, sì. va bene ok Agers finisci qui ma il posso tuo ora posso farlo osservare per vedere se ne vedo altri? giusto certo per non che tu abbia riconosciuto la specie del primo e comunque no, se ne continui. vedo simili a quello che ho visto adesso però D'accordo con vale questa prova non vedresti un prete nella neve quindi no sì, esatto. non ne vedi Ma vale come azione domanda ne... mm, No è gratuita No, è gratuita a meno che tu non stia cercando qualcosa di molto difficile okay, da vedere. Okay, che okay. quindi tu non abbia bisogno effettivamente okay. di metterci tempo, in quel caso diventa equivalente al movimento. Ma in questo anche, caso anche ascoltare è un passo solo. Sono gratuite, okay. e le conoscenze, in generale, sì. e tocca a dar e parlare. Okay. Um, eh, vabbè, arco e Colpisco, Vai. non ci sono bonus di alcun che wow. lo colpisci gli infliggi 3 danni. Bene bene. Eh, io faccio danni tanti a distanza. Eh, Se sì, vabbè, in eh, mischia però non mi avvicino a quel coso. Eridan, toccate. Allora, faccio un passo indietro e lo riattacco con l'arco va bene scusate ma mm. mi tocca a lui adesso e lo manchi Lucius ok Lucius se ha notato la presenza del fungo Beh, si, evidentemente ok. Ottimo. Allora carico la mia prima freccia e provo a colpirlo. Va bene. Allora, non ho difficoltà a vederlo. Ok, perfetto. Sono entro, vabbè, salto. tiro che da vicino esattamente a 9 metri. Ottimo. Quindi tiro per colpire. Finché c'è solo lui non me la sento di cantare, quindi mi limito a gestire il combattimento nel silenzio. Tiro per colpire e faccio un 18: colpisci, tira pure i danni. Ottimo, allora procedo. E Di cosa vuol dire avere le macro impostate? Eh, beh, eh, ma. Non ci sarebbe la suspense. Cioè. Uh, roba. E vabbè. Eh beh, eh vabbè. Anche senza macro, comunque un po' di male lo faccio. Ma sei sicuro? È perché ho fatto 6 con la 26 e 8 con la 28 Scusate. Sì, mi hai fatto 10 danni da sonno anche. Il, frattempo. il tuo arco sonico con un piccolo boato spappola la cappella del fungo, il quale crolla morto a terra. Malissimo. Ok, è accicato. Meno male che non l'ho infuocata, se no facevo un buco nel muro. Gli veniva la cistita quel fungo lì <ride> praticamente, il momento, ottimo il grado di sfida. Sarà dura che calcoli PX. Vado a vedere che... se Oggi la freccia sono... è ancora recuperata. Ma nati. cosa vai a vedere? Sta buono che magari ci ha lasciato il veleno nell'aria. Si, sì, è vero, è tossico. Le spole, lo, lo, le fe lo fermo il tantissimo. A mi avvicinato tranquillamente quelli si, di voi, che che sono... Sono Quelli di, di voi che sono di quarto livello fanno 160 punti di esperienza. Però... Quelli di quinto ne fanno 150. Adesso, subito? Sì, se meglio, con... meglio segnarli adesso. che... 160, quindi. No, scusami. 160. Dipende se sei è... di okay. livello quarto, sì, sì, vero, Garard? Sì, sì sì 160. sì, sì. 160, se sei di quinto, 60. 150. Però... Ne, neanche troppo di, di Attualmente differenza. che non vorrei avere sul programmino la lista vecchia, chi di voi è passato al quinto? Io, ma non ho... Sì, io sono passato. Okay. Devo tirare sul dado da vita, non l'ho ancora fatto, aspettavo di farlo con voi. Eh, fallo Mo, che forse... Faccio Mo, va, faccio fallo Mo adesso. Allora, il mio dado da vita Mentre è un da Gard. Garard, sono di qua. Attenzione cioè, ragazzi, però, un po' di suspense. Ridami. Oh, 5 col di 6, ragazzi. Stasera, oh. quasi massimizzato. Bella bella bella, allora aggiorno subito la scheda. Ozione oh, più 1, quindi faccio 6 punti in più di punti ferita. Qu Quanti ne hai adesso? totali? Ah, 5 di vita. 5 di 6, Ah, totali, totali, 26 più, ci, eh, più 6, Minchia. arrivo a 32. Minchia, complimenti eh min beh, il, il bardo almeno è resistente. Sì, sì, io non ho vento è inutile, ma resistente. Non è vero, perché il suo arco fa il suo porco lavoro, ma te fai tantissimi danni. Non so se è perché l'hai reso sonico. No, ho speso tutto per quell'arco. Cioè, io non ho niente a parte l'arco. Sono nudo con un arco. Uh -huh, uh -huh. È, è sonico Una quindi è anche magico, è il meglio che poteva avere. Difatti, anche i miei talenti li spenderò tutti su quello, uh -huh. Super e born, sì, sono di quarto io ancora. Ok, era giusto per essere sicuro di <ride> avere i dati corretti. Ok, Agers, stai davanti a me. Come, come avevamo detto, proseguiamo in direzione. Cioè proseguiamo in formazione. Bene, aspettiamo tutti, vediamo. Non lo volete lottare? Ma non ci È penso neanche avvicinarmi a qualcosa? Io no, ecco. Guarda eh. che, che ti, an ti analizza Eridan, lui. Cosa stai facendo? È velenoso. Voglio vedere la scena, scusa. È velenoso solo se, se ti tocca o se tocchi le sue parti velenose, però. Eh, sì. però... tu lo sai? Le, le annusa lui. Le sì, lo so. sì, sì, nel dubbio annusa, mi le raccomando. Le Oppure leccalo se vuoi. Io faccio una foto, Beh. scatto. Sì, esatto. Oh, Io lo... faccio un dipinto perché siamo in stile più Faccio fantasy. una storia. Io invece carico <ride> Ellen. <ride> <ride> no, oh, oh, oh. Caric lo analizzo. Sicuro ma stiamo anche in silenzio cari, perché potrebbe sì. magari essercene più uno cioè scusa ma quello quel 30. Mostro è, di, è di forma fallica e tu lo analizzi è spaventosa certo la cosa sì. cioè, solo il gioco di parole mi fa paura oh, io figlio. ho fatto 30 comunque <ride> master e ridan uh, fai una prova <ride> di osservare anzi fammele due e posso tirare anche conoscenza erbologia sì. Sì, sì, comincia a vedere perché se ti, se ti no, prendo come dico io non ce n'hai più di conoscenze. Tira tutto quello che puoi. Perdi la conoscenza proprio. Perdi coscienza. Guarda, guarda, guarda come tira prima Erbologia, guardalo. guardalo. No, ha tirato anche le due prove <ride> di osservare. Per visto. bontà del master, tengo quella buona per osservare il fungo, e ovviamente con l'altra. Non vedi arrivare Aaron da dietro che t'acciocca o un coppino che ti leva di insieme. In ogni caso, eh, tu osservi il fungo, è morto. Però col mio coppino che... lo osservi da molto vicino, adesso <ride> ti rendi conto che il, il fungo riuscisse a fare un. Capture... Eh no perché, que... no, perché non ho il reader, ma lo sto guardando su Edge. Quindi non posso farvi vedere al volo l'immagine del fungo. Per chi c'è la pagina 107 del manuale dei mostri 1 aspetta e lo metto il, su, il sulla 4. live eh, sì, fungo viola per quello D &D. più che altro ma... può anche googlare se volete questo oh, comunque è, fa è fallico anche qui comunque Molto. <ride> di... ah, vabbè è un fungo. Fungo. Sì, è un fungo è un fungo quindi queste sono oh, tutte le venature ma sotto c'è il teschio di Erida. No. Ma scusa, ma perché scusa perché 3 nel 3 mezzo c'è questo? Beh, fammelo levare subito prima che mi chiudono il canale, wow. oh, questi qua wow. forse rendono un po' di più dai. No, no, perché ha detto che non ha le zampe le mani. No, lo so, però come sensazione. Quelli tipo ci sono miconid. Quelli eh, sono miei... Vabbè, allora andate dei... a fare in culo, sì, va bene? Dai, su, Io cercavo dai, di, no, di, di aggiungere del... sai che bello, vabbè, non voglio fare spoiler perché è un posto dove forse passerete anche voi, ma quando questa campagna, Lucio se lo ricorderà bene, la giocavamo in real life e arrivarono nel labirinto di Vichy, eh, quel, Il nostro amico che Malavok che interpretava la paladina del gruppo... Faccio io l'ambasciatrice con uh, il re dei Miconid, esordico la celebre frase, non siamo venuti necessariamente per invadervi, ah. <ride> questo era il suo incipite diplomatico, questo dopo averci mio pensato mio tipo incipite. un quarto d'ora per scegliere le parole migliori. Cioè, siamo venuti eh, necessariamente eh, per il vato. Cioè tu lo, vorre, lo vorresti come, come best man al matrimonio tipo, no? per fare il discorso <ride> no, davanti veramente. a tutti? Tipo. Sì, veramente. Non Guarda. parlerò necessariamente di quella volta che eh, il, 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 il tuo quello che è adesso tuo marito è andato a transessuali con me. Però, però. però. <ride> tipo addio al celibato, però, non dobbiamo esatto, necessariamente tradirla esatto, no, però ieri sera <ride> prima di, di sposarsi no ma il bello è che poi diventò leggendario perché poi alla fine della campagna militare i pg ottennero titoli nobiliari, terre, ricompense e diventata nobile il suo personaggio adottò questa frase come motto della casata <ride> ah beh, così è anche carino dai sì, mi ricorda molto uh, i mostri sì, che utilizzano in Game of Thrones, no? Sì, sì, La sì. La sua sì. casata è, non dobbiamo necessariamente invaderla. Sì, è tipo, gli Arnister <ride> pagano sempre i loro debiti, no? Esatto, più o meno, solo che questi mi sembrano più, eh, come si chiama, il popolo dei ah, conquistatori, quelli che vivono. Sì, sì, a sì, sì. Comunque, conoscendo però... a noi, ovviamente questa non è un... T essendo fondamentalmente una pianta.. Almeno per le regole di Diedi che non esca fuori il solito spirito sono a dirmi no, i funghi sono un regno a parte, sì lo sono, ma per Diedi sono tipo vegetale. Non raccoglie tesoro normalmente. Però, se qualcuno avesse le abilità e i talenti adatti, è possibile raccogliere dai, dai vitici dai quattro vitici che usa come. Come tra virgolette braccia, è possibile raccogliere il veleno. Quello sì, un veleno che fare. non è neanche male, perché il veleno di fungo viola, che è un veleno a ferimento, l'ACD non è immensa, ma quasi di nessun veleno. ACD 14. I danni iniziale e secondario sono un D4 forza e un D4 di costituzione. Ok. Ok. Qualcuno ritardare veleno che bisogna fare un'operazione chirurgica? Perché quel veleno lì anche soltanto a venderlo vale. Eh, come io ho artigianato veleni. Allora, ti assicuro che quello è un bel tesoro, soprattutto te che ami quel tipo di strumenti di, di bellici, perché... Il veleno, qua ne sa, soprattutto sulla punta delle mie frecce, sulla punta del tuo pugnale. Pensaci. Anche sulle ti linee. posso aiutare anche con un canto bardico se vuoi. Calcola, ho già fatto il tiro. Fai silenzio, ed è un bel tiro! no? 22. Eh sì. Quando arrivi qui, posso ridare il pino ad arona e ho visto che ti serve. Bravo, fammi sprecare il tiro di 22 sui veleni. Bravo, è Ho bisogno che Eridan eh, ti aiuti per eh, sapere esattamente le parti. del eh, sì, quello... da tagliare e da dove raccogliere il veleno, anche un coltello da sciatore io se serve. No, lascio no, tutti gli strumenti. Ok, tu indossi la mascherina e poi è il tuo assistente che ti passa gli strumenti. E, e fai un'operazione. Fai una prova. <ride> di conoscenza erbologia per aiutare Aaron lega il master è molto gentile non tiene conto del lotto di prima esatto artigianato erbologia e questa è più specifica gra grazie master va bene va bene Ok, riesci a Molto raccogliere meglio. in relativa sicurezza un po, dei, un po' dei bargigli che ha sui tentacoli e da cui produce il veleno, andrebbe, andrebbe poi un po' con calma lavorato per, ottenere, per, tra virgolette, separare il veleno dalla parte vegetale perché la creatura ha tutto il suo modo per eh, inoculartelo quando ti ferisce ovviamente però lei lo fa con tutto il tentacolo dovresti ripulire bene il tentacolo eccetera per il momento prendi le parti che sono velenose, quelle buone poi con calma lo Ma farai non penso che basta tu ti fermare adesso a farlo basta un'ampolla? eh sì ok allora mi segno un'ampolla ce la dovresti riempire un'ampolla un ampolla eh, tentacoli eh, segno tentacoli adesso tentacoli eh, fungo, fungo viola. viola così poi sappiamo anche a dagli okay. alla, alla tizia magari l'è interessata glieli vendiamo a lei senza che stiamo lì a produrre noi cose lei sicuramente li conosce lei probabilmente avrà tutto il suo bel laboratorio per farlo bene lavoro mentre tu magari solo gli attrezzi eh, per farlo sul campo Eh. sì sì ma poi avrà anche specializzato voglio dire per quanto io sia Beh, sì. sappia un po' di roba ma questo Bello, di fa mestiere, di mestiere il lavoro ehm, una cosa master mm, io ho un 4 fiale di veleno cd 14 un d4 costituzione e questo ehm, meglio. è meglio questo sarebbe meglio No, 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 ok, anche ma per, per adesso dico no? Uh, Le fiale, di fiale di veleno, uh, cos'è? Quante, quante frecce ne faccio? Una per ogni fiala, in teoria sì. E sulla lama invece dello stocco? Come funziona? Funziona una per colpo. Se non sbaglio, è andato a segno. O anche mancato? No, ha andato a segno. Ok, allora anche mi non si spreca. Mi, mi metto questo veleno qua sulla lama dello stocco, d'accordo. E su una delle frecce, quindi me ne vanno via due. Ok. Metto un segnalino per ricordarmi che hai le armi avvelenate. Ok. Tanto è solo un colpo per ogni, per ogni tipo di arma, quindi. Ok. E... Il guaio è che se va a segno il colpo. Ma la creatura è immune al veleno, perdo chiaramente speccato, il certo. perché... ciao, Menta piperita Buonasera, buonasera, buonasera. E... ragazzi. Io direi di cominciare a frettare sì. il passo. Anche perché va bene. nel limite del possibile. Chiaramente, stiamo, stiamo in formazione. Eh. Agiers. vai pure Agers davanti in questa, la direzione Ascoltare. Eh, non, non lo sappiamo. Non lo sappiamo, adesso vediamo, proseguendo, cosa troviamo. Cioè, noi in realtà non non stiamo vi... pattugliando, non stiamo cercando niente, non, non stiamo andando in un posto, ecco. Dobbiamo trovare l'accesso, eh, sì. no, al... dovete trovare dove stanno le condutture della Sì, sì, ma non sappiamo... State venendo solo fognature. Eh, nel senso, non è che sappiamo dove andare, questo è il senso. è no. l'unica la... no. ah, esplorare È un segno per dire dove stiamo andando sul muro. Ok, allora, vabbè, c'è il fungo viola, però effettivamente potrebbe eh, essere eh. rimosso, quindi io qua, col gessetto, fra l'altro c'ho anche il coso bianco, quindi... Qua... Cosa ho, cos ho fatto? Aspetta, aspetta un attimo, cos'è? Cos'è quella roba lì? Um, vabbè, comunque lo faccio tipo in, non in 3D, però faccio una freccia che punta di qua. Ok. E faccio il disegno della grata, tipo. Ah, comunque mi sto segnando su una mappa, grata, sinistra, sinistra. Ok, e mi oh, faccio okay. anche, anche una... No, beh, la freccia qua non serve. Eh, qua, tipo, più avanti. Adesso, vabbè, lo, la metto qua, però. Qua più avanti faccio una freccia così. E faccio il segno del fungo. In PC, più o meno, sì, sì. Perfetto. perfetto. Poi, voglio dire, non è che mi devo segnare dalla grata, mi devo segnare che c'è la eh scala, sì. cioè voglio dire, un minimo di memoria. Se non abbiamo degli attacchi di Alzheimer latenti, no, ragazzi. No, sono infatti. andato al Modena Play e mi è venuta la capata per DD. <ride> Modena Play. Adesso è stato figo, eh. sì, Si, eh, boh, peccato avere la febbre e rimanere a casa. Ma sei andato, te, zio? No, stavo seguendo nella, nel gruppo di Telegram che c'era gente che... Ah, deve... sì sì, ho visto che ha mandato la, la foto eh, sì, delle miniature, sì sì, esatto. sì, sì. visto, sì. visto, fighissimo Vai Agers, vai vai la tua scurovisione, Agers eh, Dura 24 ore, quindi Ma sono 18 metri, giusto? 18 metri, sì e Comunque okay. sento qualcosa prima di no. andare avanti No Faccio... solo il rumore del che scorre Va bene Quando arrivo più o meno qui Faccio un altro ascoltare io, okay. non so se l'ho tirato doppio, no, giusto? Senti il rumore di acqua che cade, ok, quindi qua più Oltre avanti c'è un altro acqua che scorre. Boh, lo faccio presente. Agers, guarda che qua più avanti ci deve essere un altro, altra acqua, ok. Uh -huh. in effetti al limitare della visione. Visione di Hagers Hagers vede due condotti: uno come l'altro arriva da circa un metro e mezzo d'altezza, che è quello di destra, e scarica acqua nel, nel condotto. L'acqua, vedete? Che va in eh, fondamentalmente in colpisce il condotto e va in parte verso il basso in parte si incanala direttamente in, nel condotto di sinistra che invece è a livello del suolo e Agers vede che c'è una grata e in parte gli sembra anche che scorra verso l'alto ma non eh, è oltre la visione di Agers quindi non, okay, non capisce ma bon, boh, avanziamo, avanziamo. Simile, uh, simile a quello che abbiamo fatto da quello in cui siamo passati eh, una cosa tenendo la parete si può i sensi, i sensi elfici per vedere se ci sono tipo botole nascoste passaggi segreti. Sì, ma lo tengo presente. Non ti preoccupare. Quella è una prova Noi, che i fanno in automatico nella cosa. In uh, la campagna in live che facevamo. Dicevo, dicevo sempre: io, io, io come al solito leggo i muri. <ride> <ride> mettiamo le cali qua, qua ho evitato perché non, non vorrei le caggiare più avanti oltre a un altro di quei condotti che sembrano di scolo dell'acqua che vanno in verticale vedi che c'è una leva il marchingegno non funziona scusate queste sono citazioni sabacuno maico Allora, che c'è qua? Uh, per tutti c'è una leva. No, no, ma guarda più avanti. Fatemi una pausa di equilibrio Luccio. quando passate in mezzo al liquame. Aaron e Agers Ah, è questo, ok. Sì, Lucio non avanza. Non so arriva, arriva. Cioè, ah perché sei lui? aspetta mezzo. Lucius, ok. Eh. <ride> si crea il blocco. C'è in mezzo, e io vai. dovrei stare Dove. dietro Lucius. Agers, oh, okay, quando, passi, quando passi di qui scivoli sul, sul... nel liquame e... Fammi un tiro salvezza sui riflessi. Uh. Ah, sì. Hai una botta per terra, ti inzaccheri di, di Melma e subisci Scusa, master, un danno debilitante. Non posso fare un tiro riflessi Perfetto. per vedere se riesco a, Ho rapidità di mano per vedere se riesco a sorreggerlo, no? Ok, la mia prestigiosità non è più attiva. Immagino dura minuti. Non Chiedo di M un'ora addirittura, sì 60 minuti Beh, io quindi comunque... dovrebbe essere ancora attiva quindi se mai gli vado incontro e cerco di aiutarlo però prima per attraversare cerco di usare la massima cautela evito, di evit eh, evito la zona di massimo flusso del liquido, del liquame quindi passo attraverso vicino alla grata dove mi sembra che ci sia meno acqua e cerco di muovermi con cautela senza fare da balzi, ma semplicemente usare anche la grata per aiutarti. Volendo, sì, sì. devo anche fare io, una prova anche tu, Garrard No, eh, no eh, se ti eh, tieni alla grata, non devi fare prove. No, ok, vai, mi tengo alla grata e appena problema. prendo Agers comincio a utilizzare la prestigitazione per asciugarlo e ripulirlo completamente dalla fanghiglia. Dello schifo. Garard, cosa fai invece? Ci metti 10 sì. minuti e... a ripulire ricordatevi che io posso usare famiglia. acqua eh? agger se vuoi anche eh. i capelli rasati eh, la barba sì. fine servizio completo io, io... Quel non, riesco, non riesco io volevo farlo ancora prima che Lucius eh, sor... provasse a volevo tirare una corda e appunto dire a, eh, ad Aro Aro guardava, pigliava la corda io la tenevo, passavano tutti. Ma non è necessario perché, a parte lo, i per, eh, loro due che sono passati, diciamo proprio in mezzo al flusso d'acqua, gli altri si sono tenuti alla grata. Eh, ma più per me facevo. Sì, ma tenendoti alla grata beh, non beh, hai neanche beh, bisogno bravo, di tirare okay. equilibrio per passare di Allora vado. Là. Ok, la allora, uh, uh. debilitante, dove me lo segno? Che. Uh aspetta lo marco io sul non ho idea di dove segnare guarda Garrard fa cicciac sull'acqua e eh. invece Lucius scrive nell'unica chat dove non lo puoi bannare siamo grati alla grata Sì, questa è, è da banna automatico lo so però tra... ti possono togliere dei punti esperienza in compenso <ride> questo è ancora più peribito temibile direi Uh, allora io ragazzi, eviterei chiaramente di toccare Vabbè. la leva fino a che non siamo <ride> tipo sicuri di cosa può succedere, okay. Pu Può servire il mio, la mia abilità in eh, opera di muratura con i nani? Mm. Interessante, si. Si, sì, sì, sì. fai pure la prova sulla leva, tu dici, zio? Per capire sì. se dietro sì. c'è un meccanismo strano esatto, per vedere dove è, è un cercare normale, giusto? Direi che mi dà un più 2. Sì. Dopo faccio anche un cercare per cercare di capire. Ok, 18 <ride> No, 2, scherzo, niente. Ma sembrerebbe essere. Lo fai per la leva, intendi? Sì. O per. Sì, sembrerebbe essere collegata a, a vederla così a un qualche semplice meccanismo di contrappesi come per alzare o chiudere una chiusa o una grata mm. ok beh riferisco agli altri ok che... quindi potrebbe essere forse chiudere questo tubo eh, o, apri o aprire questa apri apri un drappa rispetto all'altro non lo so questa grata vedete che è più piccola, è arrugginita e ha un lucchetto anch'essa anche so abbastanza arrugginito. Allora, ma fai una cosa. Sembra perfettamente identica per il resto a quella più grande che avete aperto all'inizio. Allora, Lucius, fai le tue magie sul, sui cardini anche qua, così almeno ci, ci leviamo il problema. Ok, il mio più potente è diventato prefigitazione, mi piace. E, okay. e io faccio uno scassino alle serrature nel frattempo. Ok, vado a lavorare sui cardini, eh, quindi mi tengo dall'altra parte presumo, master. Esatto. Ok, vado dall'altra parte tenendomi alla grata e poi li ungo a dovere e poi faccio ok col dito per segnalare al mio compagno che può procedere. Aaron, con mano ferma scassini senza problemi il, il lucchetto ok apro leggermente la porta leggermente la grata leggermente faccio lo stesso mestiere del lucchetto di prima ok cioè di metterlo di chiuderlo sull'anello diciamo e, e riappoggio la, la grata come era prima la richiudi sì sì perché se ci serve per passare è lì va bene però non la chiudo, eh? Hai capito? Ho chiuso il lucchetto. Sì, sì ho E l'accompagno. È aperta, ma è appoggiata. Esatto. Guardare dentro cosa vedo? Senza proprio che mi illumini. Hai 18 metri, giusto. Sì, beh, magari mi sporgo un po', quindi vai anche dritto per dritto. Intanto faccio la guardia qua che non ha... Intanto Quindi, Lucio si gongola. A vedere vedi un... Uh, come si dice? Canale? Un canale, sì, un po' più profondo di liquami e vedi il liquame arri che arriva dal, uh, dal tubo da questa parte, da, alle vostre spalle, alle tue spalle, da dove stai guardando vedi lì qua a gettarsi dal tubo dentro questo canale più profondo. Ecco, le dimensioni lì? del tubo non ti consentono di vedere i bordi oh, no. del canale. Ci vuole qualcuno con scuro visione. No, ma ce eh. l'ha Agers Ce l'ha Agers oh. eh, Ok, quindi ragazzi, Questa, se non ho contato male, erano i 18. Oh, sì, sì, 18. Sì, mm, mi inquieta quella zona lì. Potrebbe vedete voi una specie di, di esterna di, Beh, se è, di se, se, e poi. scusate se non mi sbaglio ora non so se il mio personaggio può capirlo ma sicuramente il giocatore lo capisce quindi mm, abbiamo fatto un giro a due quindi questo è un canale di collegamento del lato destro rispetto a quando siamo scesi ma una cosa, Master, l'ho notata solo ora. Questa che c'è qui, vedi il mio cerchio? Aspetta un attimo che devo zoomare out per vedere il cerchio. Sì. È qualcosa sì. o, era, o, o è una texture? piattaforma, eh. no, una piattaforma. Se... No, è una piattaforma sì. lasciuta. No, c'è una sorta di, ah, di no, è un disegno. Ah no, è un segno della texture. Ah, ok, ok. No, per capire, a sì, parte che la... la texture voleva indicare qualcosa, non so se un mazzo di chiavi o no. Ok, no, voleva essere una rosa dei 20. Se lo zoomi al massimo, è una rosa uh, dei 20. poi oh, oh, hai esatto. conto che non ci sia? Ok. Allora, eh, andando un pelo più avanti, però vorrei fare una domanda io prima. Sì, per sì, avanti. sì. Cioè, eh, la mia conoscenza d'ungeon potrebbe aiutarmi a. Non so a capire che altro in dove siamo e magari avere qualche altra informazione per, per capire se stiamo girando in tondo o comunque trovare una via insomma o no ah, si sì, fa la pure no, un'altra domanda dove è finita la mia icona è vero il tuo token è sparito <ride> arrivo bella domanda Sono stato trascinato via dalla corrente si, sì, sei se qua che nu nuoti tipo. e invece avrei un'altra domanda non so cosa ho cliccato nello zoomare e mi è sparita la parte destra del sito di Roll20 con la chat per vedere i risultati dei dadi eccetera Va bene. Se qualcuno di voi sa come farla tornare? me lo dice? la o chat no? di Roll20? La parte destra che normalmente c'è, vedo solo lo schermo. Allora, di gioco vedi dove c'è la barra per andare ah. a scrollare su e giù? C'è una sì. sorta di trattino con tre linee ah. che ah. salta fuori. Ah, ah. grazie, devo <coughs> averlo cliccato per uh, errore nello scrollare. No, è sotto, sotto da qualche parte. Ma... io sto guardando dove è finito il eh, eh, token di Aaron e non lo sto vedendo mai gli agers sì, sì, sì. a meno che non sia finito sotto qualche di un altro in realtà, no. in realtà il master sta facendo interpretazione agers è morto e eh, vai <ride> Così. non è che hai schiacciato cancel lo possiamo editare solo io e te Ah, dice che l'ho cancellato per errore. Mm. Lucius ha del fatto del talmente fatto. tanta prestigitazione che l'ha sì. fatto, fatto sparire proprio. Sì, sì, proprio. Ma... Sì, ma farmi sparire lo sporco. Ma gli, gli ha chiesto... sparito io. gli ha chiesto... Vabbè, lo riprendo. Ah, sì, sì, infatti. Sì, Italia, eh, non è un chiesto. problema. Grazie. E per tre volte eh, hai ho fatto sei. un clintale. Adesso lo faccio eh, ricomparire dalla tubatura. Con il colpo di scena. discono anche le colombe vacca. Da da, ecco <ride> Archers. Voilà, le colombe le colombe. Ma chi è? Colombe oh, saranno morte dall'altra schermata, rimetti a posto punti esperienza, Ma... cose varie. E prese di presidi Volete sapere no, la cosa assurda? Eh. Il token ha anche il danno debilitante che gli avevo dato prima pure no, l ho l ho messo copiato. Da dall'altra. Eh. Ah, ok. Comunque, ragazzi, io da autonomia ancora 10 fatto. minuti, e un quarto d'ora, eh, ve lo dico. Perché eh, sì, a me è mezzanotte. Invece di essere abbastanza stanco. Ho allora proviamo a stimolo. esaminare qua. Ah, no, scusa. zio aveva fatto la conoscenza. Oh, scusa, ho tirato. <ride> Beh, diresti. diresti, Garard, che è, per il momento avete percorso fondamentalmente un tratto a U del dungeon. La tua domanda è a cosa possa. A che tipo di. La tua domanda specificatamente era per la leva? Era, era soprattutto per capire eh, questa parte eh, se è utile andarci o meno. Tutto lì. La leva l'avevamo già capito che faceva muovere un. Eh, la grata. La grata, per, presumo. Nonostante questi siano condotti piuttosto larghi, quelli che state percorrendo adesso, ti rendi anche conto che eh, hanno dei canali di scolo verticali, il che è strano. È come se probabilmente scaricassero nel sottosuolo, molto probabilmente inquinando la, le falde acquifere del sottosuolo. Però ti sei... Questi sono condotti che di, la cui manutenzione poteva essere tranquillamente fatta passeggiandoci. Condotti larghi come quello che sembra essere qui, che sembra anche essere più antico e più rovinato, dovevano avere delle vie d'accesso di manutenzione. Per cui di sicuro qualche via da quella parte ci potrebbe essere. Il fatto è che finora non avete trovato quelle dell'acquedotto, quindi può servire o no, non lo sai. È improbabile che cisterne di acqua potabile o cose del genere siano vicine a quei condotti, però è più probabile che le gallerie specifiche di manutenzione che da qualche parte ci devono essere invece siano collegate, quelle della rete fognare e della rete dell'acquedotto. Perché non si saranno messi a costruire due reti completamente indipendenti almeno per la manutenzione delle, dei condotti, ok. Eh, vabbè, riferisco agli altri quanto ho preso. Peraltro fammi una prova di. No, vabbè, tengo buona anche la, la, la prova di conoscenza dei dungeon per questo. Poco mm -hmm. più avanti vedi delle, delle fratture che non ti convincono per niente nel terreno. Mm -hmm. Sembra che il condotto abbia in parte ceduto. Porca caccia. Beh, avviso Erida che è quello che è più. Vicino alle crepe, di allontanarsi un attimo per cercare di capire. Per i da osservare. Io, tu ti rendi conto, c'è cioè una botola come quelle di scolo, come questa qua, ma noti che il, la, le grate sono state divelte. Non sembra per via di caduta di detriti o altro, la volta qui la volta sopra di voi del condotto sembra essere intatta. Sembrano essere proprio state essere stato divelto il metallo. A forza, quindi eh. verso l'alto? Eh. Posso fare cenno a gesti degli altri di fare silenzio, di avvicinarsi e di guardare verso tipo segni militari io volevo sporgermi e guardare di qua di nascosto Lucius attraversa ah, la grata sempre una appoggiandosi alle sbarre va bene Agers eh, fai una prova di nasconderti e una di osservare un secondo anch'io ok e tengo l'arco tiro fuori l'arco e con una freccia per sicurezza d'accordo secondo che devo trovare nascondersi silenziosamente 19 e osservare E eh, la vado Meglio di così non posso Arrivo Fammi anche una prova di ascoltare E proprio farmi fallire Provo farlo anch'io Terzo 20 di fila Allora, Agers, eh, tu vedi che c'è un, eh, un condotto da chess, un eh, condotto di scolo verticale che sembra essere diverso dagli altri, è rialzato. E vedi segni come se, come se sia molto rovinato, vedi dei calcinacci anche attorno a questo condotto. C'era una sorta di scala che però è tutta contorta, è un ammasso di ruggine, eh, come attimo. se fosse fatta per arrampicarci e probabilmente per scendere giù di sotto, probabilmente per controllare. È sopraelevato rispetto al piano dove siamo noi, tipo? Sì, è leggermente oh, sopraelevato okay. di tipo mezzo metro, cioè okay, okay. ci sono due gradini di metallo che sono questi qua. Però sono contorti, arrugginiti. Se c'era un coperchio. Se è, esattamente, una specie di pozzo. Se c'era un coperchio, è stato completamente divelto. E il tuo dito, in questo caso estremamente fine, ti fine, fa fatto. sentire dei rumori provenienti dal pozzo. A da questo non sento nulla. Senti provenire più forti da qua. Okay. Le, una domanda Le, queste queste rotture possono essere sono imputa? Sul serio, sì. Cosa? Ah, scusa, pensavo che la domanda era se erano decorative o se erano reali. Beh, col, reali. con questo divelto. Immaginavo fossero reali. Ehm, sono imputabili a degli Ankeg. Ma è molto difficile a dirsi. Può essere imputabile all'età del condotto, che comunque è molto vecchio, anche se il, eh, il, la parte di condotto che avete esplorato finora era in, eh, in buono stato. Per lo meno da quando siete usciti, diciamo, dalla parte sotto al tombino, che invece era molto rovinata. Questo è il primo segno veramente chiaro danno in questa parte delle condutture però senza conoscenze specifiche non riesce a capire da quanto tempo possa essere danneggiato possono anche essere segni di adattamenti del terreno o altro certo le grate di velte non ti danno l'idea di un movimento naturale del terreno sono, Però, divelte appunto, sono divelte da, da sotto sono. verso sopra? Sì. Però appunto sono divelte. Fai una prova di, di intelligenza 12. Anche... A parte che avevano detto che gli che normalmente scavano il terreno soffice hanno problemi con, eh, con la pietra però una crepa come quelle che state vedendo potrebbe anche essere il risultato di una caverna di un cunicolo scavato dagli Ankhig sotto il condotto mm -hmm. che ha fatto cedere per il proprio peso il condotto quindi quello potrebbe anche darsi quello che ti dà da pensare è la grata perché la grata originale era in metallo. Un anche che non l'avrebbe divelta, l'avrebbe spazzata via con un soffio d'acido. Mm, quindi potrebbe essere opera dei draw, però i draw l'avrebbero magari tagliata. O avrebbero Mentre usato degli Ankeg. Ma l'avrebbero fatto proprio con la forza brutta. Non sembra l'opera, una persona non potrebbe mettersi a farla a meno di non essere eccezionalmente forte. Quindi, no, anche mm, no. un'altra creatura. Allora, io vorrei. Dal Ciao, Anchie, grazie verso per il bizzo. No, scusa, vorrei chiedere a Garard di analizzare la zona, se ci si può camminare sopra. E se si può camminare sopra, vorrei cercare delle tracce. Mm. Beh, credo che forse mm, è meglio che lo faccia eh, Aaron. No? no, perché rientra nella categoria seguire tracce e lui c'ha il talento. Capito? E io sì, mm. non è proprio cercare Però, quello che voleva che facessi io. Mi ha detto... È per eh, l'abilità nanica. per ah, vedere con... se posso anche camminarci sopra senza finire sì. di ah, sotto Ah, opere muratura quelle. Mm, sì. Esatto, ah, okay. ok, vabbè faccio un cercare parte pronto E Vabbè. è partito 9 più eh, 2 non ne sei molto sicuro no vedi è partito dopo non eh. sono partite due eh perché ho premuto non funzionava ho ripremuto ah. Non ne sei del tutto convinto. La verità è che non ti fidi, ma non lo sai. A te sembra una classica frattura da, da cedimento del, del, del condotto, questo suo peso: come se fosse, sotto ci fosse un vuoto che magari si è allargato e ha fatto sì che il peso del condotto e della città soprastante. Pre main, esercitando pressione incrinassero l'opera in muratura per cui tu non, non ti fideresti troppo di quelle crepe comunque me la sento, mi butto di pancia perché qua, qua non c'è mi avvicino con la testa e guardo in giù con la scurovisione io, io l'avevo preso, preso la... letteralmente. Mi butto di pancia cioè, per no, testare il terreno. Si, <ride> sì, in effetti, per un attimo anch'io ho pensato no, 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 volesse testare <ride> il terreno buttandosi di pancia. L'ultima <ride> volta <ride> l'ha fatto. Quindi è una no, sì, prova orlo. di ossigeno sull'orlo wrestling. Lanico, io intanto. Borno, volevo chiederti. Quello che ho sentito, erano delle voci proprio tipo parlato o dei rumori? No, no, erano diversi. dei rumori. No, no, erano okay. dei rumori, non erano voci. Okay. Io ho premuto, ma sembra che sia tutto... Lagga, tipo? Sì, ecco, guarda, ho premuto e va. Boh, o anche Roll20 sarà stanca. Allora vedi fondamentalmente quella che sembrerebbe essere una botola che dà un accesso su una frattura naturale del terreno, scende giù in profondità ma molto oltre il limite della tua scurovisione. Però vedi che in, ah, in questa crepa e sotto il condotto Sembra che parte in parte del terreno sia stata scavata e in parte ha ceduto perché è stata scavata. E fondamentalmente sporgendoti vedi che sotto l'attuale pavimento di mattoni c'è un vuoto e quella che sembrerebbe essere una piccola galleria scavata. Ed è probabilmente quella che ha causato le crepe. Mm -hmm. E... Però non sembra vabbè, tu non le hai mai viste perché era Furrar dall'epoca, quindi niente mm -hmm. comunque provo. Prendo un coccio, un sassolino che c'è lì e lo lancio giù e eh, faccio un ascoltare per cercare di capire mm, di quanti metri si sta parlando. Tra l'altro dovrebbe agire anche il, il il bonus che hai del delle conoscenze sì. no? credo di sì senti il sassolino fare un bel po di rimbalzi contro contro le pareti della fessura e sembra essere roccia e solo dopo circa un minuto con uh, il tuo ascoltare senti un lontanissimo pluff un minuto? Benissimo. Sei sicuro? Master assolutamente sì. Benissimo. Ora io non è che sono un genio di formule matematiche, però un Fai minuto. Una... Tu hai conoscenze locali, Garrard? Eh, no, guardo, ma non sono quasi certo di no. O qualche conoscenza legata al tuo popolo? No, ho conoscenze dungeon e, e basta. È una prova qualche di conoscenza. intelligenza pura, allora. Ma ti hanno raccontato. Quando eri piccolo, e secoli fa, quando il Grande Regno era all'apice del suo splendore, i nani, gli elfi, gli umani vivevano assieme, e Startalia era una grande città. Onestamente, ti viene da dire, cavolo, che razza di, di opere devono aver fatto per drenare la fognatura di una grande città? parliamo di un, più di 50.000 abitanti secoli fa, per drenare via tutte le fognature. Vedendo questo risultato del tutto inatteso del tuo esperimento, sei convinto che buona parte dell'impianto dell fognario dreni direttamente in una faglia che arriva fino all'underdark. dico la faccenda ai miei compagni e, e mi ritiro sì io B basta d'altro <ride> canto fosse Baratro stesso che, che hanno grande realizzato grande una fognatura che arriva fino all'underdark per cui non, non ti sorprende che tutto sommato in linea d'aria a meno di 30 km da Fosso Baratro ci siano nel terreno fratture simili. Nel corso dei millenni, la terra e il dilavamento dei fiumi hanno portato detriti a coprirle, ma è probabile che lo zoccolo delle valli ha fatto sì da catene montuose ma anche da da, da enormi e spaventosi crepacci d'altro canto tutta questa regione stando alle leggende è stata formata da un unico impatto di, un, eh, di una meteora durante il cataclisma quindi mm -hmm. ha una storia geologica complicata l'area delle valli va bene quindi non è consigliabile comunque approfondire all'interno di questo. Approfondire la parola certo giusta. No, discuto <ride> <ride> oh, con gli altri queste cose. Se vuoi posso provare a fare una cosa. Se me lo concedi, eh, posso lanciare luce su una pietra e lasciarla cadere e vedere fin quanto in profondità cade. Eh, considerando che è passato un minuto, eh... c'è tanto tanto. Eh, eh, non lo so. In realtà, con eh... un che minuto, qualcuno... vabbè, sì. qualcuno non ha preso la pietra in mano, l'ha tenuta in mano per un po' lì sotto, poi me l'ha lanciata. Ma direi che è improbabile, no? Sì, vabbè, con, eh, con un raggio luminoso, magari riesce a vedere anche la distanza in ordine di chi... no, chilometri. Non lo so, però. Boh. Diciamo che se riusciamo, cioè se è possibile chiudere questa, questa uscita, sigillarla in qualche modo, anche magicamente, sarebbe l'ideale. Il problema è che i miei poteri magici non arrivano a creare dei muri o delle barriere in grado di sigillare. Non so per quanto riguarda gli altri compagni, se esiste, se esiste qualcuno in grado di farlo, altrimenti mi terrei questo, questa, questa apertura alle spalle e cercherei di esplorare il resto dato che comunque con una corda giù di qui non quindi, ha senso scendere. Quindi un, uno so, no sto guardando sto guardando una... Lo vuoi provare a fare Lucius? Cosa? Lasciare cadere una pietra con luce? Eh, no, certo. No, Io sconsiglierei, anche perché comunque... No, eh, sì. Se c'è qualcosa giù fa lo disturbiamo. Cadere... Eh, esatto, far cadere una pietra può cadere per, per vie naturali, diciamo, ma una pietra entra luminosa e gettarla giù vuol dire spottarci via. Beh, dipende, perché se le creature che vivono nell'underdark... Capitano? Eh... Eh, hanno un'altra forma di vista <ride> no beh i drone eh, sicuramente eh. ci vedono quindi si accorgono di una fonte luminosa quello sì ehm, è un modo per dire che siamo qui eh, Ti fate... potrei... Furtur... sì. eh, Garard, Scusa, fai una prova di saggezza d'altronde questa apertura è già spalancata quindi non c'è niente di... vorrei prima capire chi o cosa è uscito da questa... E quello di... ce ne accorgeremo secondo me girando per queste condotte. Che si arrampica per almeno molto. E ha forza di piegare il ferro. Ah, Io ho trovato, se... ho trovato un convertitore online che chiaramente non il mio personaggio non saprà mai quello che vi sto per dire. Ma mi segna per capire se è estremamente sbagliato quello che vedo. Ma una caduta di un minuto sono 17 km di profondità? e Allora vuol dire che è piuttosto accurato 17 km 650 metri 651.96 vi faccio una domanda io però quanto dito buono bisogna avere per sentire la pietra che è perché in rimbomba. Sentito... Rimbomba. Ah, rimbomba in, in realtà ti dirò di più perché in realtà bomba, <ride> dipende, dipende che in realtà sono meno per una semplice ragione, solo che Vedendone mm. solo 18 metri non lo potete capire, e che voi vedete 18 metri e vedete una frattura sotto questo tombino. Il, eh, il fatto è che voi presupponete che vada giù dritta, non va giù dritta. E, okay. mm, sì, sì, ci sono delle forze fisiche che non. Eh, non reali, non eh. Poi il problema del rimbombo avviene soltanto se sei in un camino, cioè in un tubo quindi allora lo senti anche a distanza di chilometri ma se in realtà di, al di sotto di questa grata c'è una sorta di cupola o comunque un'apertura il suono si disperde e quindi potresti non sentirlo a così tanti chilometri anzi, non lo senti Beh, voi siete sopra un cammino qui oh, qui sì, però con tutti quei chilometri di distanza sinceramente è improbabile che là sotto il non ci sia un'apertura. E a 18 km intanto. Beh, 18... 18 km... sono tantissimi se lo calcoli inudito Io a 18 km non riesco a sentire qualcuno che sta passeggiando e calpesta un ramoscello uh, mentre si muove nel bosco. Ecco, a quello... Beh, è... Tieni presente che a parte i rumori di movimento a una ventina di metri da voi... Eh sono passati dalla mente perché avete trovato una cosa più interessante siete nell'assoluto silenzio ragazzi fermate tutto un attimo eh, non si vede la live adesso si vede ho refresciato e si vede Ogliela. A quanto che non è mai andata via, ce l'ho aperta in uno schermo laterale. A me è andata, è andata via sia a me che a Zio Mick. Sì, sì. Network sì. 2000, come cazzo si chiama? Quel cazzo di errore no, di è merda. Lì, sì. Vabbè, comunque allora, verrebbe anche... Presente che la sto vedendo con un ritardo che non capisco mai perché quando sono collegata a Roll 20 è così ampio il ritardo. Però non ho ancora visto buchi anche Luca dice che a lui oh, non è problemi che devo anche a me si la... eh, è andato mi ma sono portato lacciato un attimo ma no ho problemi vabbè meglio così vabbè io comunque do l'avviso che ci sono dei rumori provenienti da qua aspetta dove? qua questo okay. pozzo okay. che scende no, e non so, preferisce, preferite fermarvi a questo momento? Proseguiamo ancora un po'? Beh, così, eh... Sessione. Io sì, mi ragazzi, dipende da voi. Dici, dici, dici zio? Io andrei, visto che comunque siamo qui, andrei al volo qua avanti per capire cosa c'è e poi eventualmente... Io prima vorrei sfaghiamo. cercare le tracce in modo da capire di più. Cosa abbiamo che fare? D'accordo, cerca tracce intanto io poi Direbbe... 18 metri di scurovisione vero sì, sì. Tenendomi attaccato al muro, muovendomi a metà meno, Io vado dalla, dalla parte sua della opposta, e avanziamo ditemi fin dove volete arrivare, e così poi disegniamo. devo fare un cercare mi qui dietro e mi abbasso. Mi nascondo dietro questo posto. Fai una prova di muoverti silenziosamente. Ho ben fa qui, la un faccio anch'io sono sono sì. lato. Allora, eh, muoversi silenziosamente e poi anche nascondersi immagino. Sì. Move silenti. 17. Nascondersi. Sì. Sai che non serve a nulla quello che stai facendo, vero? No. Sai, vero? dubbio. Ah. Non serve a nulla perché arriveranno le prove di muoversi Fenighe. silenziosamente. <ride> esatto. Del pro de garrard in armatura completa. <ride> Esattamente. <ride> perché? Tipo vado, batteria di pentole che rotola. Attento! Uno. uno uno eccezionale <ride> con la leggiadria di una batteria di pentole oh. che rotola <ride> arriva arriva il esatto e faccio anche eh, nascondermi no <ride> perché non so che vediamo non... dov'è eccolo qui e naturalmente nascondermi anche qui e c'ho un bellissimo Uè! Che sì, guarda mezzo, mezzo underdark spaventato dal rumore del danno. No, ma in questo caso molto meno dell'underdark. Ma vedi dal pozzo infastidito all'ennesima potenza dal clan, 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 clang che fai. Un, un uh, grosso verme ieda, sbuca da codotto, cazzoso come pochi. E questo mi sembra un buon momento per fermare Stoppare. la... Però vorrei azione. dire ai miei colleghi, ho fatto uno e due. <ride> Vabbè. Io ho fatto tre volte zero di fila. Cioè... Sì, è, è vero. Ce lo ricordiamo. Beh, certo. comunque sì Eridan eh, il tuo cercare te l'avessero lasciato fare avrebbe rivelato in effetti tracce di creature che strisciano mm. e vabbè prima o dopo saremo andati avanti comunque perché mai più torniamo indietro vero? vabbè però almeno vabbè, così analizzato creature che strisciano che che sanno rompere il ferro potrei un po' cercare nella mia Wikipedia personale fare uno e non saperlo uguale, <ride> Beh, posso fare una prova? Io non lo so cosa stanno facendo. È giusto altri. Prima, prima di fermarci, fammela una prova di conoscenze natura, Eridan Diciamo che le stavi facendo contemporaneamente noi andavamo avanti. Sì. Quindi, io ero si... concentrato lì a cercare. Per quello che ne sai, comunque, i verme iene non, non arrivano dall'underdark. È molto più probabile che crescendo tra i condotti e quant'altro abbiano trovato una galleria laterale che li ha portati nel, in una o più delle condutture di scolo che si trovano sopra le faglie che scendono in profondità. E semplicemente intuendo che tra rifiuti organici, roditori e quant'altro che possono abitare in disturbati fognature dove nessuno da secoli fa manutenzione, ma dove si continua tranquillamente a gettare rifiuti, semplicemente si siano aperti a forza una via d'accesso perché era un'ottima fonte di cibo. Non pensi affatto che arrivino da chissà quale altro mondo in profondità. E peraltro, anche se Garrard, che l'unico che ha visto la faglia con i suoi occhi, ha fallito la prova, ve lo dico: se davvero c'è una frattura in profondità, ma in fondo alla frattura, sentite l'acqua. Probabilmente deve trattarsi di un mare sotterraneo. Ben difficilmente qualcuno si arrampicherebbe da lì, chiaro? Però stessi non eh, vivono in strati più superficiali dell'Underdark che non quelli profondi. al massimo E tra l'altro sarebbero da secoli stati infastiditi perché anche fosse un grosso lago quello sotto Startalia se davvero da mille anni ci scaricano le fognature non penso che l'abbiano mai potuto usare come riserva d'acqua potabile, quindi è ben difficile che i draw vivano sotto l'antica le... rovi... le... Startalia Evita di oh, per me possiamo anche cominciare lo sto combattimento tanto Yeah! Eh, ma comunque non eh, ci L Lo vedi, Fabio, anche quello di prima contro un fungo. Comunque non sembra ma ha portato via tanto tempo. già le. le, le, no, le Beh, le fino ricerenze... a che ora potete stare voi intanto? Eh, io dovrei andare a dormire onestamente. Ok, allora niente, dai. Chiudiamo, 6, chiudiamo. Pazienza. Dai. Ragazzi, vi faccio salutare dal nostro master. Buonanotte a tutti, ragazzi. Grazie di averci seguito. Zio Mick buonanotte ragazzoni buonanotte Lucius notte notte e Noldori buonanotte a tutti io come sempre vi saluto e vi ringrazio grazie mille per i sabbi, le sub i resab, eh, le donazioni noi ci vediamo sicuramente martedì prossimo per la puntata di ND e magari ci scappa una live extra eh, in settimana Grazie mille a tutti e ci becchiamo settimana prossima con questo scontro mirabolante. Con questo Vermeyen che ci farà probabilmente il culo a strisce. Grazie mille. Ah, no. <ride> Bella raga, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.